can be summarized in a sentence. Citizens' initiative must be discussed in the parliament, and this is part of our program, of our 2013 political program. So we are now here today to say that we want to carry on with our program and our policy and our idea of politics, because we are discussing the same topics and the same programs as in 2013. We dealt with this topic and these issues also with people who fought for peace on the field. And our next speaker is Alessandro Di Battista, Five Star Movement, who will give us a political framework and our long-term vision as far as NATO is concerned. Thank you. So good afternoon to everyone, and thank you for being here. Thank you for many media, cameras. And I will try not to make any mistake, because if we make a mistake, for example, sometimes I do make mistake, because this is useful for us to pass our messages. But we actually witnessed to politicians saying in Italy that, oh yes, this war was a mistake in Libya. This war was supported by Napolitano, for example, that has never acted in favor of the Italians, but in favor of other interests. And he is responsible also for the destruction of the Constitution, and was a member of the parliament when... Okay, I'm sorry. So the Five Star Movement speaks up for the citizens. I represent here the citizens. In a few years, when I will not longer represent citizens, someone else will be here to represent. We study treaties, we study history, we study numbers, the pros and the contras for interventions, for NATO. We have many disadvantages, we study those, and based on our studies, we introduce bills, because we represent people, and we want to introduce bills based on citizens' initiative, and we want to involve many stakeholders, and we want to defend citizens against, for example, projects and bases like MUS. We want to speak up for sovereignty, for political sovereignty. We are in the parliament. We entered this parliament as unknown citizens. Without this movement, these citizens would have never had the possibility to speak up and share thoughts and discuss those thoughts with a Nobel literate. We are also speaking to citizens through the internet. The media do their work, but this work is actually enslaved to Renzi. And what is now happening in Italy is incredible, especially TG1, so the news director of film must understand that he is paid by taxes of Italian contributors, of Italian citizens. He has the duty to explain what NATO is, what the treaty is, what Afghanistan war is. He must explain our Article 11 of the Constitution that is for peace and that is for the protection of the Italian citizens. Italian citizens often don't know this. They think that Renzi is against Merkel and that we are sovereign in our country, but this is not true. We are a great country, and but we have some politicians such as Luca who would never be a governor in the US, for example. They also have a free mass media, free press, but we think that we are a sovereign population, sovereign country, and we need to speak up, because in the past 30 years, we have actually suffered from injustice and decisions made in Berlin, in Washington, and we never spoke up. We actually kneeled down and we thanked
We thanked for bonus by Mr. Renzi for teachers, for students. But Mr. Renzi is actually taking away from us rights to peace, for example, in exchange for bonus. We want energetic and bank sovereignty. We want public banks, nationalized banks, that are able to invest, because this is the main point, this is the focus. If we are able to become more and more sovereign, the political agenda will not be controlled by armaments, by foreign countries that often sets the agenda, also to the President of the United States, because he is actually also kneeling down in front of bigger powers that are imposing choices. In Italy, the political agenda is imposing topics that are not interesting for us. We need to talk about war, to talk about the NATO. We are facing a new war in Libya, because the former war in Libya was apparently not enough. So we want to be allies, but we do not want to be subjects. We do not want the TTIP. We want to protect our companies, our agriculture. Maybe we Italians think too much about Italy, maybe. But Italy does not support Italians anymore. And I think that the sanctions against Russia are absolutely mad, crazy. We have good relationships to Russia, but of course we do not share all beliefs and visions of Mr. Putin's. Of course, we cannot accept that the NATO expands towards Russia. This is not acceptable. We do not want another Cold War, or we do not want pieces of a Third World War. We do not want sanctions, because we did not decide those sanctions. Washington imposed them. And then we discovered that actually that was an economic interest for the US. So what I observe is that we are subjects. Also, in this week, we have the topic of this week was statues covered due to the visit of Mr. Rouhani. And this is an example of kneeling down. This is an habit that we have acquired, and I think that the Iranians and Mr. Rouhani never asked for that courtesy of covering the statues. That is our responsibility, because we are used to colonization, to economic colonization. The five-star movement does not want that. We fight against a system, a media system that... And I am talking with the maximum respect for journalists, but this media system is backing Mr. Renzi's politics. And what I want to say is that if you continue like this, your children will never find a job. I thank you. The five-star movement will back these citizens' initiative, will listen to the associations of citizens. I do not want nuclear bombs in my country. Why do others have to bring to us nuclear bombs? We do not want them. NATO is imposing new military expansive. Investing in bombs is not protecting peace. Since war was declared on worldwide terror, 4,400 millions of dollars were spent, and the terror has actually increased, because terror, we can fight terrors by not selling them weapons. Someone is selling them weapons, and it's always the same people and the same manufacturers that actually create new wars, keep creating new wars, because the only way of selling new weapons is having new conflicts and new wars. We have a beautiful constitution, and once actors and
actually protected the Constitution and spoke up for the Constitution. I want to thank you for being here and listening to me, and thank you for the citizens and for all for all those people who actually backed the citizens' initiative, because the Parliament has the duty, must discuss those bills and those legislative initiatives. Thank you. Thank you, Alessandro. This is the conclusion of the first part. Nel lancio che abbiamo fatto di questo evento di oggi parlavamo dei motivi, siamo chiesti perché se non fosse nato e ne abbiamo identificati alcuni. Uno era l'esempio per interrompere la violazione dei principi costituzionalmente garantiti e ne abbiamo parlato. Il contesto geopolitico, Siria, Libia, e ne abbiamo parlato. Ce ne sono altri due che abbiamo lanciato di cui ora parleremo e sono gli effetti in termini di limitazione della sovranità territoriale e la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Per parlare di questi temi abbiamo il piacere di avere qui in sala con noi alcuni esponenti di associazioni e comitati che lottano da anni sul territorio attivamente in difesa di questi principi. E quindi prima di dare la parola però vorrei sottolineare alcuni passaggi che sono stati molto interessanti di questi del dibattito fatto fino ad ora. E, ha fatto un intervento Wilczek, molto interessante, relativamente al fatto che l'Europa tende a chiudere gli occhi per mantenere il suo status quo, nonostante sappia già intimamente che per mantenerlo debba depredare da un'altra parte. E anche il fatto che la politica non si sia mai occupato di queste cose. Io mi onoro di dire che questo gruppo, il Movimento 5 Stelle, in quest'Aula, nei primi mesi di dibattito politico, ha parlato per la prima volta forse nella storia, perché qua dentro non sanno neanche cosa significhi questa parola, del coltan estratto in Congo. Ne abbiamo parlato in quest'aula, nell'aula di Montecitorio, e abbiamo denunciato come, io e Alessandro veniamo ad esempio da una storia anche di attivismo esattamente in Congo tra l'altro, quindi conosciamo bene questo tema, come anche le stesse ONG purtroppo a volte ricadono all'interno di sovrastrutture internazionali sempre legate a quei maledetti soldi che fanno sì che si chiudano occhi di fronte a cose come l'estrazione del coltan. E allora una politica fatta da cittadini nelle istituzioni, da gente che ha fatto parte di attivismo di qualunque tipo e a qualunque livello, sa conoscere queste cose, le sa affrontare e cerca di portarle alla ribalta anche in termini politici. Cioè, è quello che un po' stiamo facendo a fare noi con molta umiltà e cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. E ci sarebbero tantissimi spunti di cui parlare, ma credo che sia più importante farlo fare a voi dopo. E do quindi ora la parola a Mariella Cao del Comitato Sardo Gettiamo le Basi. E vorrei soltanto chiedere a chi interverrà di rispettare i tempi che gli abbiamo già comunicato, e quindi do la parola appunto a Mariella Cao. Grazie. Andate in bagno. Succede. E allora facciamo un'inversione di programma. Do la parola a Elio Teresi del Movimento Nomos. Vi chiedo scusa, ma ho molta difficoltà a stare in questi abiti, quindi è la prima volta dopo 11 anni che rimetto una giacca. Stamattina, come tutte le mattine ormai da 8 anni a questa parte, con i miei alunni parlavo di coltan, perché essendo un docente, un partigiano della cultura in una valle del Piemonte, ho pensato bene di venire qua. Allora, grazie a tutti per l'invito. Come nel libro di Sepulveda, raccontare e resistere, la storia del movimento Nomuos è una storia di resistenza che va raccontata dall'inizio. In Sicilia, il giorno dell'insediamento nella base USA Navy di Sigonella, il comandante Christopher Dennis ha ribadito l'importanza della Sicilia nello scacchiere politico geomilitare del Mediterraneo. Sue testuali parole: la Sicilia con le sue basi
avrà un ruolo strategico nelle future operazioni militari. Oggi siamo la regione con più aeroporti in Italia, forse qualcuno lo sa, ben 7. Alcuni di questi sono utilizzati per fini militari pur essendo aeroporti civili. Dei 7 aeroporti presenti in Sicilia, 5, Sigonella, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria, in questo momento rappresentano la testa di ponte per i prossimi scenari di guerra al terrorismo e ai migranti in Libia, Siria, Medio Oriente e Africa. L'aeroporto di Trapani Birgi, che è sede degli Eurofighter famosi, ha visto svolgersi tra ottobre e novembre 2015, a proposito di NATO, la più grande esercitazione NATO dalla fine del dopoguerra, con 30.000 uomini, centinaia di aerei, sottomarini e mezzi navali, una sorta di prova generale in vista di un possibile intervento in Libia. Trapani, e di questo si potrebbe anche discutere in sede di presentazione della legge, è anche l'aeroporto di prova dei potenti droni Hammerhead, progettati dalla Piaggio Aerospace ed acquistati dalla nostra aeronautica militare. La base NAS di Sigonella, della USA Navy, in provincia di Catania, oggi probabilmente è la base americana più importante in tutto il Mediterraneo. Diventerà la capitale mondiale dei droni e da 4 anni già ospita gli aerei APR più avanzati e i nuovissimi Predator d'attacco. A circa 80 chilometri da Sigonella, da circa 25 anni, esiste la base NRTF di Niscemi, Naval Radio Transmitter Facility, con 46 antenne di potenza variabile realizzate all'interno di un'area, la sugheretta di Niscemi, una riserva SIC di 187 ettari, distante 4 km e 700 metri dal paese di Niscemi. Questa struttura in questo momento gestisce le comunicazioni militari delle forze di terra, navali, sottomarine ed aeree dei centri C4I della USA Navy in 3 continenti, Asia Medio Orientale, Europa e Africa. In poche parole, essendo l'unica struttura con caratteristiche tecnologiche specifiche, ha assunto un ruolo per le comunicazioni sottomarine nell'Oceano Atlantico, nel Mediterraneo, nel Golfo Persico e nell'Oceano Indiano. Non lo diciamo noi, lo dicono i siti dell'ambasciata americana e i siti anche della NATO. La base di Niscemi, e questo ci tenevo a dirlo perché nei giornali negli ultimi giorni si è parlato tanto dell'utilizzo di questa base, e quindi rispondiamo ai giornalisti che dovrebbero cominciare a fare di nuovo un giornalismo d'inchiesta, un po' come faceva quello Peppino Impastato in Sicilia. Bastava spulciare sempre nel sito dell'ambasciata americana per vedere che la base di Niscemi è una infrastruttura ad uso esclusivo delle forze armate statunitensi in virtù di un accordo siglato qui a Roma tra l'Italia e il governo degli Stati Uniti sulle installazioni in uso alle forze USA di Sigonella, firmato il 6 aprile del 2006. Dal 2009, all'interno della base di Niscemi, è iniziata la costruzione della base MUOS, progettata dalla Lockheed Martin, è considerato il sistema di comunicazione militare più importante al mondo, con 4 satelliti geostazionari in orbita e 4 stazioni terrestri. Di queste, 3 stazioni già sono state completate, 2 negli Stati Uniti e 1 in Australia. I lavori a Niscemi, invece, ci dispiace per l'ambasciata americana, siamo a conoscenza del carteggio tra il Ministero della Difesa, l'ambasciata, la prefettura di Caltanissetta, sono in grave ritardo, dicono 2 anni, per la sospensione dei lavori decretata dal Tribunale di Caltagirone, che ne ha bloccato l'ultimazione. Tale ritardo, però, secondo noi, è stato determinato dalla posizione decisa, intransigente, della popolazione niscemese, a cui va un grande merito, e a tutto il movimento NOMUOS siciliano e nazionale. Raccoglie comitati, associazioni, gruppi che dal 2009 hanno cominciato a lottare contro questo mostro che in Sicilia si staglia all'interno della sugheretta di Niscemi, organizzando iniziative di protesta,
che hanno messo a dura prova la resistenza degli americani, delle forze dell'ordine italiane, della prefettura di Caltanissetta, e si sono ritrovati a fronteggiare un movimento compatto che ha saputo rispondere per le rime alle iniziative del governo americano. Si è provato a far passare questo scempio sotto silenzio, come le migliori vicende di mafia siciliane. La lotta del movimento No Muos è riuscita a bloccare quest'opera di morte. La sinergia tra i ricorsi al TAR e le manifestazioni di protesta è stata la risposta più bella, probabilmente, dell'unico movimento di lotta che dalle battaglie di Comiso in poi ha ridato dignità alla Sicilia, e noi in questo momento, possiamo dirlo con tranquillità, stiamo vincendo. Oggi a 500 metri da quella base c'è un presidio acquistato dai comitati che dovrebbe diventare nei prossimi mesi, probabilmente magari anche con un contributo di tutti i cittadini italiani, un ecovillaggio a basso impatto ambientale. Quello stesso movimento ha violato più volte quel luogo. Il 9 agosto del 2013 migliaia siamo entrati pacificamente all'interno della base americana, non so quanti giornali hanno dato questa notizia, per liberare alcuni attivisti che erano saliti sulle antenne, bloccando la trasmissione, recita così la denuncia per gli attivisti, le trasmissioni e il pubblico servizio in 3 continenti. Siamo orgogliosi di questo noi. La storia racconta anche che il 13 febbraio 2015, cioè quasi un anno, con una sentenza storica del TAR di Palermo, il MUOS è stato dichiarato abusivo. Siamo perfettamente in Sicilia. A tale sentenza ha fatto seguito il sequestro dell'impianto da parte della Procura di Caltagirone, avvenuto il 1 aprile del 2015 e ancora applicato. Contro tale decisione ha fatto ricorso al CGA lo stesso Ministero della Difesa. Essendo però la base di proprietà italiana, questo forse non lo sapete, è stata ceduta in comodato d'uso gratuito agli americani. A distanza ormai di quasi un anno, un collegio di verificazione doveva provare a capire. Scusa, grazie. Un collegio di verificazione avrebbe dovuto valutare le emissioni elettromagnetiche del MUOS, delle antenne NRTF. Dal momento che l'ARPA Sicilia, questi sono dati, non possiede gli strumenti necessari per la verifica, non sono tarati, il collegio si avvarrà delle misurazioni inviate dal comando degli Stati Uniti. Cioè i controllati invieranno i dati ai controllori. Questa è l'Italia. A giorni quindi, entro il 3 febbraio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa dovrebbe pronunciarsi in modo definitivo. Qualunque sarà l'esito, per noi la lotta continua. Permettetemi di concludere, qui ci tengo, con una citazione teatrale. C'è una commedia di Fiale Romano, Fumo negli occhi, in cui il marito torna a casa con un'antenna in mano e dice alla moglie: ho girato tutta la città. L'antenna si compra insieme al televisore. Dalle ultime statistiche siamo l'unica famiglia ad avere l'antenna senza il televisore. A noi in Sicilia le antenne non ci mancano. Non abbiamo quel televisore che farebbe della Sicilia una regione meravigliosa, senza basi militari, mafia e corruzione. Di fronte a tutto questo c'è una bellissima frase che molto spesso viene riportata. La prima manifestazione nazionale antimafia venne fatta il 9 maggio del 79, a un anno di distanza dalla morte di Peppino Impastato a Cinisi. C'è una bellissima foto con questi due carabinieri e il cartello: la mafia uccide, il silenzio pure. Di fronte a tutto questo, un movimento come quello No Muos, nato dal basso, che sta pagando un prezzo altissimo con decine di processi e centinaia di attivisti denunciati in tutta la Sicilia, continua a lottare, perché da nord al sud, dalla Valsusa alla Sicilia, la lotta non si arresta e non ci fermerete mai. Grazie. Grazie davvero.
per difendere anche la mia Sicilia. E do la parola quindi ora a Mariella Caudio e il Comitato Sardo gettiamo le basi. Chiedo a tutti quelli che interverranno di stare nei tempi che vi ho comunicato, grazie. Un grande grazie non solo per averci dato la possibilità, soprattutto la possibilità di ascolto della voce dell'Irlanda, giusto? E di Cuba. Ringraziamo il premio Nobel per averci ricordato che tutto questo sistema si regge sul saccheggio sistematico, si regge sulla violazione totale di tutte le normative. Ci ha ricordato che l'Italia è in violazione permanente dei trattati di non proliferazione nucleare. Possiamo aggiungere tutta una serie di leggi, la violazione della legge che pone il divieto di vendere armi ai paesi belligeranti. Dalla Sardegna stiamo esportando le bombe verso l'Arabia Saudita, che le usa contro lo Yemen e poi sotto banco le passa anche all'ISIS, però siamo i nemici dell'ISIS. Un grazie alla voce di Cuba, che ci ricorda come tutto questo sistema si fonda, all'origine c'è il saccheggio delle risorse del pianeta, e in questo senso l'opzione guerra ha la sua razionalità, è quella che serve al saccheggio, e la guerra è sempre terreno fertile per le regressioni in patria, per chi la fa, per le regressioni democratiche, civili, culturali, e lo vediamo in Italia. Pensiamo tutti alla regressione, l'erosione feroce dei diritti che c'è stata in Italia in questi anni. Quindi veramente un grazie per riaprire il discorso sul tabù NATO. Cosa sia la NATO ce lo dicono con estrema chiarezza i rapporti del Dipartimento della Difesa statunitense al Congresso. La NATO è insostituibile meccanismo per la proiezione dell'influenza e della leadership americana oltre l'Atlantico. Proiezione di potenza e deterrenza significa aggressione. E aggiungono nel progetto per il nuovo secolo americano l'intervento della NATO ovunque siano minacciati i nostri interessi, cioè il loro. In questo marchingegno chiamato alleanza, stranamente, perché il ruolo che viene affidato all'Europa è il ruolo di vassalla, è anche concorrente, come ci è stato detto, concorrente da tenere a bada. Infatti pongono l'accento sul fatto del prestare massima attenzione affinché l'Europa non si doti dei suoi eserciti, togliendo in questo modo agli Stati Uniti la capacità di incidere sulle scelte europee. Chiaro? Cosa ci stiamo a fare con la NATO? Avvaliamo il ruolo dei vassalli. Qui lasciamo stare pace e guerra. Solo un minimo di dignità dovrebbe portarci a dire no. In questo scenario di guerra prima umanitaria, poi l'hanno definita permanente, eccetera, eccetera. Sono 25 anni che siamo trascinati da una guerra all'altra, con l'Italia vassalla sempre condiscendente. In questo scenario la Sardegna ha un ruolo strategico, perché il 60% delle installazioni del demanio militare italiano è stato accollato alla colonia Sardegna, il 60%, detto in numeri. In Sardegna ci sono 24.000 ettari di territorio adibiti alla cosa peggiore in assoluto, poligoni permanenti. I poligoni, negli Stati Uniti, sempre con dicitura molto chiara, che non hanno l'abitudine truffaldina
dei governi italiani sono chiamati bombing test areas, aree da bombardare e dove si sperimenta. Non ha bisogno di altri commenti. Noi abbiamo il 65%, il 60% delle aree da adibire a bombardamento, campo di battaglia permanente. Il ministro, i ministri italiani, tutti, ci ripetono: senza i poligoni sardi verrebbe a mancare la capacità di deterrenza e di rapido intervento in adempimento degli obblighi internazionali. Concordiamo in pieno col ministro. Arriviamo a conclusioni opposte. Il ministro dice, ergo, non possono essere smantellati. Noi diciamo, appunto per questo, devono essere smantellati. La Sardegna, liberando se stessa da questo, dalla schiavitù militare, non si può chiamare in altro modo, liberando se stessa dalla schiavitù militare, rende tecnicamente impossibili le guerre perlomeno nell'area mediterranea. Sappiamo di avere un ruolo estremamente importante, nostro malgrado, non l'avremmo mai voluto. E proprio questa schiavitù che ci è stata imposta, perché a me è piaciuto molto, perché per noi, a noi sta molto a cuore l'avere individuato l'anello debole della catena di tutto questo marchingegno, è il consenso popolare. C'è la gente. E quando una comunità avverte la portata non solo dell'oppressione che le sta addosso, ma anche quelli che sono gli effetti. Noi sappiamo benissimo che quello che si fa nei poligoni sardi serve per massacrare i palestinesi. Abbiamo Israele in esercitazione permanente. E giochiamo di fatto questo ruolo di complici e vittime. Allora, noi siamo molto orgogliosi di varie cose. Uno, abbiamo creato, come dicono i documenti ufficiali degli Stati Uniti, un clima ostile. E infatti giustificano con questo clima ostile è la spiegazione che hanno portato per l'abbandono della base della Maddalena. E poi qui, sì. Allora, mi dicono che ho passato il limite, allora io chiudo. Abbiamo scoperchiato il problema dell'inquinamento cronico militare, non solo nei teatri di guerra, ma soprattutto in Italia. I poligoni sardi sono stati equiparati ai teatri di guerra, i civili che vivono vicino ai poligoni sono stati equiparati ai militari inviati nei teatri di guerra. Questa è una grossa vittoria che abbiamo ottenuto soprattutto con l'iniziativa istituzionale, perché gli strumenti per estirpare il cancro sono tanti. Permettetemi di chiudere con una valutazione del nemico, uno dell'altra sponda, un tunisino, è un archeologo, non è un politico. Nessuno come l'Italia, per il suo passato storico e per ragioni geografiche, può assicurare la pace nel Mediterraneo e quindi nel mondo. E in questa visione del possibile futuro, la Sardegna ha una parte politica importante, magari determinante per la spinta che può imporre. Possiamo finalmente dire che la diversità culturale della Sardegna ha prove sicure e che quindi la Sardegna ha una base culturale e politica. L'isola era una cerniera allora, secondo millennio avanti Cristo. Oggi può riprendersi quel ruolo tenendo conto dei paesi del Maghreb così vicini all'Europa. E Béchaouk, accademico di Francia, primo consigliere del direttore dell'UNESCO per la cultura. Allora, è un augurio che faccio a me in quanto sarda e a tutti e anche a me.
come in quanto italiana, abbiamo questo ruolo, non possiamo delegarlo e dobbiamo prendercelo. Grazie. Per chiarirvi il senso degli interventi dei comitati che lottano su queste tematiche, qual è? È quello di, come abbiamo detto, prendere queste considerazioni e renderle parte della proposta di legge che faremo partendo dalla proposta di iniziativa popolare e integrandola con gli interventi che stiamo facendo. Così capite anche il contesto che stiamo cercando di creare, il motivo per il quale poi anche voi avrete la parola. Do ora quindi la parola a Walter Lorenzi della Rete Disarmiamoli. Innanzitutto grazie per l'invito, ma soprattutto grazie al Movimento 5 Stelle per aver rimesso al centro dell'agenda politica un tema che aiuta sicuramente la pace e noi ci auspichiamo aiuti anche il movimento contro la guerra a un rilancio nel nostro paese. Per evitare di divagare sui temi abbiamo deciso di dare un contributo con un testo scritto a questo convegno. La Rete Disarmiamoli si costituisce nel 2007 a Bologna in un convegno che riunì molti comitati presenti in diverse regioni italiane, alcuni che erano presenti, li vedo anche qui in sala, soprattutto dove era più forte la mobilitazione contro le basi USA-NATO. Disarmiamoli nasce in una fase politica che vedeva la guida del paese e il governo Prodi, sostenuto dalla cosiddetta sinistra radicale, cresciuta sull'onda dei movimenti no global e pacifisti, i cui valori e obiettivi furono rinnegati dai rappresentanti inviati in Parlamento, sull'altare di una governabilità costata cara sia a quella rappresentanza politica, sia ai movimenti pacifisti che sbandarono e rifluirono, ma soprattutto alle migliaia di civili afghani che continuano a morire sotto le bombe. Nessuno di noi dimenticherà mai l'infelice teoria della riduzione del danno, coniata nel luglio del 2006 da alcuni deputati di quella sinistra radicale, per giustificare il loro voto a favore del rifinanziamento delle spedizioni militari italiane in Afghanistan. La funzione svolta in quegli anni e in questi anni da Disarmiamoli è stata quella di sostegno e partecipazione a tutte le mobilitazioni contro la guerra e di promozione di campagne di massa, come appunto quella del 2008, sulla proposta di legge di iniziativa popolare sui trattati internazionali e sulle basi e servitù militari scritta dall'avvocato Gian Giacomo Claudio, per la quale lanciammo una grande mobilitazione nazionale che in poche settimane raccolse in ogni angolo del paese oltre 60.000 firme. E io ricordo anche con una certa emozione quel momento, perché partirono due carovane, una verso il nord e una verso il sud delle isole, carovane fatte da militanti contro la guerra, che fecero decine di assemblee, di momenti di incontro anche nelle isole, per appunto dare legittimità a questa legge che oggi, grazie a voi, insomma, è ritornata finalmente in auge. Recentemente abbiamo partecipato sia alle iniziative contro le manovre NATO Trident Juncture del novembre 2005, sia a quelle lanciate dalla piattaforma sociale Eurostop, piattaforma di cui facciamo parte, per l'anniversario dei 25 anni dai primi bombardamenti sull'Iraq, culminate sabato 16 gennaio scorso, nelle manifestazioni di Roma, Milano e in molte altre città minori, anche in questo caso blackout totale della stampa, dei mass media, mentre decine di migliaia di pacifisti, di rappresentanti del movimento contro la guerra, sfilavano in queste città. In una fase di stagnazione e riflusso del movimento contro la guerra ci siamo concentrati in un lavoro di analisi delle cause di fondo che hanno determinato il ritorno della guerra come strumento principale usato dai paesi occidentali nelle relazioni internazionali, individuando nella crisi sistemica del modello economico capitalistico il motore che spinge di nuovo il mondo ad una velocità impressionante verso conflitti sempre più devastanti. I soggetti concreti che tentano di risolvere la crisi con una costante escalation bellicista e aggressiva sono in primis gli Stati Uniti, che non esitiamo a definire paese imperialista, affiancati da un'Unione Europea che assume anch'essa le caratteristiche di un polo imperialista, in competizione con tutte le altre economie, uniti all'interno di un'alleanza, appunto la NATO, che subisce contraccolpi di uno scontro di interesse sempre più forte tra i suoi componenti fondamentali.
La globalizzazione, se è mai esistita, ha avuto vita breve, come le teorie sulla fine della storia, conate in seguito al crollo del muro di Berlino. In questi anni abbiamo assistito a una sempre più forte competizione tra imperialismi e potenze economiche emergenti. I BRICS, il polo islamico sunnita guidato dall'Arabia Saudita e anche dalla Turchia. I risultati di questo scontro sono sotto gli occhi di tutti. Dall'Ucraina alla Libia un arco di morte e distruzione circonda l'Europa. Questi spunti di analisi ci fanno dire che i nemici principali contro i quali concentrare l'attenzione del movimento contro la guerra sono in termini generali un modello economico di relazioni sociali non più in grado di rispondere ai bisogni dell'umanità, cioè il capitalismo. In termini di soggetti concreti che veicolano politiche di morte e distruzione, la NATO e l'Unione Europea. La NATO perché mantiene una funzione di coordinamento delle proiezioni belliche occidentali in tutto il globo terrestre. L'Unione Europea perché nel suo processo di integrazione autoritaria e gerarchica ha fatto dell'aggressione militare e della guerra un fattore costituente. Dalla distruzione dell'ex Jugoslavia al golpe in Ucraina, sino ai preparativi in corso per una seconda aggressione alla Libia, l'Unione Europea si è dimostrata essere un nemico mortale della pace e della sicurezza per i propri popoli e per quelli che la circondano. Per questo ci riconosciamo nelle parole d'ordine lanciate da Eurostop per lo scioglimento della NATO e per la rottura dell'Unione Europea. Veniamo ora alla base USA-NATO di Camp Derby. Io fra l'altro abito abbastanza vicino a quella base di morte. La rete nazionale Disarmiamoli in tutti questi anni si è battuta contro le basi militari. Camp Derby è la più grande base logistica dell'esercito statunitense fuori dai loro confini nazionali. Occupa 1.000 ettari di terreno tra Pisa e Livorno. La concessione è del 1951, grazie ad un trattato bilaterale che ancora oggi mantiene un grado di segretezza elevato. Questa base non si trova in una condizione di extraterritorialità. Infatti il trattato non prevede la rinuncia alla sovranità sull'area in oggetto da parte della Repubblica Italiana, ma solo la sua concessione alle forze armate USA. Ma chi comanda effettivamente a Camp Derby? Come le altre basi USA in Italia, è inserita nella catena di comando del Pentagono e quindi sottratta ai meccanismi decisionali italiani. Del SHIELD Agreement, il memorandum d'intesa Italia-USA del 95, attribuisce alle autorità italiane compiti relativi alla sicurezza della base, non facoltà di stabilirne l'uso. La durata prevista del trattato della concessione in uso non è di dominio pubblico, ma secondo la maggior parte delle fonti sarebbe di 99 anni e scadrebbe quindi nel 2050. Altro elemento da evidenziare è il ruolo centrale di questa base nella strategia della tensione, di destabilizzazione che ha insanguinato l'Italia negli anni 70 e 80. Noi da sempre chiediamo la riconversione a scopi esclusivamente civili della base, proponendo alle amministrazioni locali articolati progetti di riconversione preventiva. Silenzio totale da parte di queste amministrazioni. Negli ultimi anni è in atto un processo di ristrutturazione del sistema delle basi in tutta Europa, che ha fatto parlare di una Camp Derby dimezzata, ma la realtà è ben altra. Si tratta di un riposizionamento utile, come dichiarano fonti del Pentagono, a massimizzare le capacità militari USA in Europa e a rafforzare le nostre partnership europee, sostenendo nel miglior modo i nostri alleati NATO e partner nella regione. Quindi il cosiddetto ridimensionamento di Camp Derby è compensato dal potenziamento della base USA di Aviano, che, dice il Pentagono, aumenta la presenza a rotazione di forze USA in Europa per esercitazioni ed altre attività NATO. Migliorare le infrastrutture per una cresciuta presenza militare USA e alleata nell'Europa orientale, permettere agli USA di accrescere la capacità dei nuovi alleati come Ucraina, Georgia e Moldavia. Queste, e ho finito, quasi finito, queste le prospettive per il nostro paese se rimarremo prigionieri di un'alleanza militare sopravvissuta alla guerra fredda al fine di mantenere una supremazia militare della NATO sul mondo e degli USA sull'Unione Europea. Da queste analisi e dati discendono alcuni obiettivi che riteniamo centrali per il rilancio della lotta contro la guerra. Primo, l'Italia è una portaerei al servizio della NATO e dell'Unione Europea. Occorre riprendere il lavoro di denuncia e mobilitazione contro le basi militari
per lo scioglimento dell'Alleanza Atlantica, dell'uscita dell'Italia dalla NATO e per la rottura dell'Unione Europea. E occorre denunciare il ruolo di punta che il governo Renzi sta assumendo nelle politiche di guerra dell'Unione Europea e della NATO, a partire dalla Libia, contro la quale si sta preparando una nuova devastante aggressione. Le guerre del XXI secolo, infine, si caratterizzano per un uso intensivo dell'ideologia. Le libertà individuali di mercato, i diritti civili, la supposta superiorità delle architetture istituzionali e giuridiche dell'Occidente sono strumentalizzate da un'immensa pletora di intellettuali, giornalisti, editorialisti, opinion maker, al servizio delle multinazionali e dei governi di riferimento, al fine di esercitare un'egemonia culturale su fasce significative di opinione pubblica. Quindi la battaglia culturale e politica contro la martellante propaganda che prepara, legittima e accompagna le aggressioni militari deve divenire uno dei fronti centrali di lotta del movimento contro la guerra. Benvengono quindi iniziative come questa, il rilancio della lotta contro la NATO, l'Unione Europea e i governi vassalli come quello Renzi è un contributo fondamentale alla difesa della pace nel nostro paese, nel continente e a livello mondiale. Grazie. Diamo ora la parola all'ultimo dei comitati che ascolteremo oggi. Interviene quindi Enrico Marchesini della rete Non dal Molin. Anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno che ci permette di ritornare su una questione che forse, anzi sicuramente voi tutti conoscete. Io provengo da una delle oltre 800 basi che gli americani hanno in giro per il mondo. Noi ne abbiamo due a Vicenza, non bastava una base. Voi sapete, nel 2007 quel governo prima citato, Prodi, con la presenza anche di forze politiche radicali di sinistra, concesse l'uso dell'aeroporto civile Dal Molin affinché fosse costruita una seconda base a Vicenza, sembra al di fuori e al di là degli stessi trattati segreti o secretati che l'Italia ha fatto con gli Stati Uniti d'America ancora all'inizio degli anni 50. Noi il 16 gennaio, raccogliendo l'invito che varie organizzazioni avevano fatto per denunciare il primo intervento dopo la caduta del muro di Berlino, cioè la guerra in Iraq o nel Kuwait, siamo scesi ancora una volta sotto le reti di quella base, anche perché il 16 gennaio coincideva con il giorno in cui Prodi da Bucarest dava l'ok e il permesso alla costruzione di quella base. Quindi avevamo due ragioni in più per manifestare. Ovviamente quella base è stata costruita, ovviamente nel senso che noi spesso ci dicevamo stiamo combattendo una lotta impari contro la più grande potenza sul pianeta Terra e probabilmente non ce la faremo, come purtroppo è avvenuto. Nel 2012 quella base è stata aperta, nel 2013 è diventata funzionante, ha riunito la 173esima brigata aviotrasportata degli Stati Uniti d'America, che era divisa in sei battaglioni, due a Vicenza, quattro in Germania, li ha riunificati a Vicenza. Questa 173esima brigata è quella che fu portata da Bush a invadere l'Iraq, ovviamente prima in Afghanistan, partendo da Vicenza via Aviano, e quindi in maniera del tutto anomala rispetto allo stesso trattato cosiddetto della NATO, perché la particolarità di queste basi americane in Italia e nel mondo è di godere di uno status duplice, ossia essere della NATO quando questo funziona, nel senso che interviene all'interno di uno schieramento e di un spazio politico che è attinente a questo trattato, fuori dalla NATO quando invece serve agli Stati Uniti d'America. Ad esempio quest'estate la 173esima è andata due volte, partendo da Vicenza, utilizzando le ferrovie italiane, le strade
venete e vicentine a formare diciamo così, reparti, tra l'altro parafascisti, in Ucraina, e lì è andata come Stati Uniti d'America. E poi invece è andata in Polonia a fare la stessa cosa, e lì è andata come NATO. Quindi voi capite bene che in questo modo noi abbiamo una duplice servitù, quella di cui abbiamo parlato in tutto questo convegno, di un trattato con tutte le caratteristiche che non sto qui a ripetere, in più anche dei trattati bilaterali con gli Stati Uniti d'America, che tra l'altro sono appunto stati secretati e ci impediscono di sapere quanto dureranno, in che cosa vertono. L'unica cosa chiara è che noi concorriamo alle spese di quelle basi per il 40% della spesa e manteniamo all'interno di quelle basi i reparti di carabinieri che dediti alla sicurezza, come è stato detto prima, e ad altre servitù di questo tipo. Vicenza, oltre a queste due basi, ha altre servitù militari, una di queste in particolare chiamata Pluto, dove furono stoccate decine di mine atomiche, mine, non bombe, che dovevano essere piazzate nel Friuli in caso di invasione da parte del patto di Varsavia. Quindi venivano esplose all'interno, sarebbero state esplose all'interno dell'Italia stessa. Ora questo sito è stato bonificato, ma ha lasciato come eredità malattie e dipendenze dall'uranio e da altri inquinanti, da quel deposito che continua quindi a svolgere il suo malefico danno. Decine di servitù militari, oltre a queste, aree intere per addestramento, poligoni di tiro e quelle normalmente utilizzate, come dicevo prima, ferrovia, strade, discoteche, dove tra l'altro molestano, ci sono decine di processi contro militari americani che hanno molestato donne a Vicenza, spaccano vetrine, spaccano le auto, insomma tutta una serie di cose che questi poveri soldati, quando tornano dalle loro missioni di guerra, di stupro e di omicidio, devono smaltire un po' alla volta nella città che li ospita. Quindi è una servitù militare gigantesca quella di Vicenza, perché ci sono praticamente 15.000 americani, di cui 10.000 sono soldati e gli altri sono familiari, e fa di Vicenza una delle fortezze, una delle città in Europa dove la presenza americana è la più significativa. Liberarsi da questa da questo tumore certo non sarà facile, e quindi ben venga un'iniziativa come quella che ci è stata prima illustrata, che fa non solo della NATO ma di servitù militari e di patti militari che vanno contro determinate principi, determinate caratteristiche, determinate questioni, un fronte generale di iniziativa, perché altrimenti rischiamo di, dico così in teoria, uscire dalla NATO ma tenerci tutte le basi americane da Camp Derby a Muos di Sicilia, a Niscemi e altre che ci sono, Aviano eccetera eccetera, Ghedi con le bombe atomiche che adesso stanno anche riammodernando. Per concludere, così sto dentro i minuti ed è contento il nostro ospite, volevo dire solo questo. La base americana a Vicenza ha, in questa fase dell'impiego degli eserciti e della forza per mettere a posto le questioni nel mondo, che loro stessi hanno mandato all'aria, come si diceva prima, con tutti gli interventi in Iraq, in Siria, eccetera, 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 e quindi costringendo centinaia di migliaia o di milioni di persone ad emigrare, ma dando anche il motivo a parti dell'esercito di Saddam Hussein, parti popolazioni della Siria, ai sunniti contro i sciiti e via dicendo, al fenomeno del califfato e dell'ISIS, che non stanno più nelle loro nazioni ad aspettare che il nemico venga per combatterlo, ma lo esportano, il conflitto, l'hanno esportato dentro i nostri confini, dentro le nostre città. A questo punto, che cosa serve la 173esima Brigata statunitense?
il maglio della forza statunitense in Europa. Naturalmente non possono certo utilizzarla a Parigi o a Bruxelles. Quindi assistiamo anche a un paradosso di una base costretta a starsene lì, chiusa dentro una fortezza, perché la dottrina Obama dice non più stivali sul terreno, non mettiamo più boots on the ground, mandiamo solo droni, bombardieri, magari anche mercenari, o eccetera, eccetera. E quindi che cosa servono queste basi? A che cosa servono questi eserciti di fronte a un nemico come quello chiamato ISIS? Questo è un aspetto che vorrei porre anche alla discussione e che noi a Vicenza ci poniamo, faremo anche ulteriori iniziative su questo tema, come oggi fare per contrapporsi alla guerra, una guerra che non è più quella di eserciti e di nazioni e di stati uno contro l'altro armati, ma è molecolare, virale, entra nelle nostre città. Come facciamo a contrastarla? Forse il pacifismo e il vecchio modo di fare opposizione alla guerra non è più sufficiente. Grazie. Grazie, con questo intervento finiscono gli interventi dei comitati. Do la parola al mio collega anche di gruppo politico Luca Frusone, che è in delegazione NATO, che dovrà espiare le colpe degli altri riducendo il tempo del suo intervento. Bene, cercherò di essere breve. Innanzitutto voglio ringraziare gli ospiti che sono oggi intervenuti, la Commissione Affari Esteri che appunto ha organizzato questo evento molto importante per parlare di un tema che sapete bene è praticamente sconosciuto all'agenda politica di qualsiasi partito politico in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa. Dopo la caduta del patto di Varsavia, sapete bene, il patto atlantico non solo è rimasto in vita, ma ha mutato ed è diventato quello che vediamo oggi in territori come l'Afghanistan e in molte altre parti del mondo. Gli unici veri ostacoli, devo dire, a una visione globale interventista della NATO sono stati messi in mezzo proprio dai cittadini, e qui oggi ne abbiamo degli esempi. Sappiamo bene come l'Italia abbia un'anima pacifica e pacifista, in una maggioranza che invece si trasforma purtroppo in una minoranza quando varca le soglie di questo Parlamento. E io posso dire che di minoranza un po' ne capisco, perché sono appunto nella delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. È un'assemblea composta dai parlamenti di tutti gli alleati che fanno parte appunto della NATO. Sono l'unico esponente del Movimento 5 Stelle e questa delegazione italiana è rappresentata un po' da tutte le forze politiche italiane. E devo dire che lì mi sento veramente minoranza. Ricordo la prima assemblea plenaria dove abbiamo dovuto votare una risoluzione per proseguire l'impegno in Afghanistan. Beh, vi faccio presente che queste plenarie sono di circa 250-300 persone, si vota per alzata di mano e normalmente sono tutte approvate all'unanimità, e quindi sollevare la mano successivamente ed essere l'unico ad alzare quella mano, anzi a correggere la votazione, perché di solito nemmeno si vedono le mani alzate, si dice approvato all'unanimità, beh, dover fermare quella votazione e dire no, scusatemi, io sono contrario, ti fa sentire molto minoranza. E come dicevo, però, questa maggioranza esterna e nemmeno tanto silenziosa, perché si fanno ascoltare, purtroppo vede poi tradite queste speranze all'interno di queste aule, e poi chiedono semplicemente di evitare installazioni militari che mettono a rischio ambiente o salute, che chiedono di poter vivere come padroni nel loro paese, o che semplicemente chiedono risposte veritiere dal proprio governo, perché come è stato detto, è vero, addirittura gli Stati Uniti
raccontano meno fandonie sulle installazioni, le loro installazioni militari in Italia, del nostro governo. E questa è una cosa che noi in Commissione Difesa diciamo molto spesso: siamo più aggiornati, per esempio, sulla questione degli F-35 dal governo americano che dal governo italiano, e questa è una vergogna inaudita. Poi potremmo chiedere anche al nostro Presidente del Consiglio magari di utilizzare strumenti appropriati per dichiarare le guerre e non farle dallo studio di Bruno Vespa, perché ormai è questa la procedura. Libia, Iraq con la diga di Mosul, si va da Vespa e si dichiara guerra. Chiediamo di chiudere porta a porta, così magari evitiamo qualche guerra. Però devo dire, e anche Twitter effettivamente, come mi ricorda Maglio, ma noi abbiamo provato a fare questo in questi anni, semplicemente fare il nostro, svolgere il nostro ruolo di portavoce. Io ricordo la prima missione, chiamiamola così, la prima uscita da parlamentari che abbiamo fatto era a giugno, è stato proprio al MUOS di Niscemi. Io naturalmente non conoscevo molto quella realtà, mentre magari deputati siciliani, i consiglieri regionali erano più informati e ci hanno guidato. Ed è assurdo, la cosa che mi è rimasta impressa come un tema così importante, effettivamente stiamo parlando del sistema di comunicazione più importante del mondo, che permetterà agli Stati Uniti, e poi guardate bene che quello del MUOS di Niscemi andrà ad abbracciare proprio la fascia del Medio Oriente, quindi praticamente la parte più importante e calda del mondo. Bene. Prima di allora nessun parlamentare era mai entrato in quella base, ma nemmeno c'era mai stato un dibattito politico su una cosa del genere, e questo per me è veramente sconvolgente. Un percorso fatto appunto con i cittadini di Niscemi, io ho visto l'antenna, come dicevamo prima, c'è già un'installazione precedente al MUOS, un'antenna, quella per i sommergibili, che è qualcosa da vedere, è veramente impressionante, è altissima. E questo percorso prosegue. Io volevo fare un attimo un riassunto di tutti gli atti fatti, interrogazioni, mozioni, risoluzioni, ma non basterebbero veramente 20 minuti. Dico solo che l'ultima cosa che è stata fatta, oltre un'interrogazione per sollevare questa assurdità sul MUOS, che saranno gli americani stessi a dire se fa male oppure no, con un'interrogazione presentata al Senato, anche il mio collega Gianluca Rizzo ha presentato una lettera al Presidente della Repubblica per poter parlare di questa questione, visto che si è rifiutato di parlare con le mamme e con i cittadini che volevano esprimere le loro perplessità su questo progetto, ma anche sulla situazione generale della Sicilia e della militarizzazione. Poi lo stesso trattamento l'abbiamo riservato a moltissime altre installazioni militari. In Sardegna, avendo una collega sarda, tra Decimo Mannu, Capo Frasca, Capo Teulada, insomma, per studiare, come ha detto Alessandro inizialmente, abbiamo dovuto girarci gran parte dell'Italia per capire effettivamente i problemi raccontati dalle persone che questi problemi li vivono e trasformarli in un atto, in un'interrogazione, in una mozione, in una risoluzione, per sollevare il problema ed arrivare anche a una risoluzione del problema, anche se vediamo che c'è sempre una resistenza incredibile. E questo ci porta a una domanda. Ci porta a una domanda che ci fa chiedere oggi se effettivamente noi siamo ancora sovrani in casa nostra, oppure semplicemente siamo schiavi di un'alleanza a senso unico. Era questa la domanda che volevamo proporre oggi con questa iniziativa. Naturalmente dopo di me ci sarà spazio per gli interventi, quindi chiudo, così vi do la parola. L'Italia, in nome di questa alleanza, viola i più importanti principi della sua Costituzione e della sua anima. Abbiamo parlato delle bombe che si trovano a Ghedi e Daviano, una notizia che abbiamo tirato proprio noi fuori, che oltre all'ammodernamento di queste bombe ci sarà anche l'ammodernamento dei depositi. E solo per il progetto si spenderanno 200.000 euro per il progetto. E non sappiamo questi 200.000 euro, ma anche i soldi successivi per ammodernare questi depositi, per contenere delle bombe nucleari, chi li pagherà? Se saranno in capo agli Stati Uniti, che hanno appunto queste bombe nucleari sul nostro territorio, o addirittura li pagheremo noi. E andremo a fine febbraio,
nella base, nella parte americana della base, per fare queste domande, perché anche come parlamentari della Repubblica Italiana, quando vogliamo entrare in una base militare americana sul suolo italiano, dobbiamo dare un preavviso di quasi un mese. Mi fa pressione Maglio. Tutto questo, naturalmente, la presenza di queste bombe nucleari e anche l'acquisto degli F-35, che sono un vettore nucleare, sono fatti in nome della deterrenza nucleare, che ha mantenuta viva l'alleanza atlantica contro il patto di Varsavia. Per decenni si sono costruite armi nucleari affinché non si dovessero usare armi. Topi che costruiscono trappole per topi. Bombe che per evitare un eccidio come la Seconda Guerra Mondiale sono in grado in un sol colpo di fare decine di volte le vittime di quel conflitto. Un'assurdità difficile da spiegare a qualsiasi bambino. Ma la corsa agli armamenti è stata utile a molti. C'è chi si è arricchito, lo sappiamo bene. E i segreti taciuti sono stati innumerevoli sulle questioni della deterrenza nucleare. Se vi dicessi che nel 58 un uomo in South Carolina si è ritrovato una bomba atomica nel suo cortile, persa per sbaglio da un aereo, e altre bombe che avevano una potenza ben superiore a quella di Hiroshima qualche anno dopo invece toccavano il terreno della North Carolina, come reagireste? Nessuno sapeva niente di tutto questo. Questa è l'illusione della sicurezza che ci hanno fatto credere per tutti questi anni, ma l'unica bomba nucleare sicura è quella dismessa. Lo dobbiamo capire questo. C'è un'altra storia particolarissima, quella di Petrov, un militare russo che nell'83 si rifiutò di far partire un controattacco nucleare russo di fronte alla segnalazione del lancio di missili nucleari americano. Probabilmente pensò che l'umanità è sì difficile da capire, ma non stupida. E per 15 minuti circa, il tempo per il missile che era stato segnalato di arrivare effettivamente sull'obiettivo, lui sperò che quella luce accesa che segnalava questo missile che lampeggiava fosse solo un errore e che nessun missile era effettivamente partito. Per nostra fortuna, se oggi siamo qui è perché quella sua intuizione fu giusta. Avrebbe scatenato una guerra mondiale termonucleare. Cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata lì un'altra persona? Una persona che magari non aveva questa intuizione. Parlare ora di quello che è successo tanti e tanti anni fa a me fa rabbrividire, non so voi. Risposte per mettere fine a questa ipocrisia però sono difficili da trovare, o almeno lo sono finché nei posti da dove dovrebbero uscire queste risposte ci sono uomini messi lì proprio per mantenere tutto ciò. Tiro in ballo Kissinger, che mise nero su bianco una cosa almeno. Non si fanno le guerre per il beneficio dell'umanità, ma per interessi nazionali. Tenendo conto che le guerre non potranno mai portare beneficio all'umanità, interroghiamoci su quali siano gli interessi nazionali e a questo punto anche di che nazione stiamo parlando, se l'Italia o gli Stati Uniti. Ma soprattutto chiedo a voi se gli interessi nazionali non possono essere disegnati intorno all'umanità stessa per portare veri benefici. Per millenni non è stato così, lo sappiamo bene. C'è una poesia che dice che sono millenni che i bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Credo sia ora insegnare a loro un nuovo gioco. Grazie. Grazie a Luca Frusone. E volevo fare anche un altro ringraziamento, che è quello a Rete No War, che ha partecipato a questo evento in modo anche molto attivo nella parte dell'organizzazione. E finiamo qui con la parte degli interventi nostri, diciamo, e passo la parola a voi. Ho già due interventi che abbiamo, diciamo, lasciato prenotare, perché sono legati comunque al mondo dell'attivismo pacifista. Do la parola quindi per primo a Fulvio Grimaldi. Chiedo di mantenere 3 minuti di intervento, lo faccio nell'interesse di tutti, perché più stiamo nei tempi più persone riescono a parlare, quindi è una questione di opportunità di tutti.
Lanciatemi qualche cosa perché io non ho la sensazione faccio, di tre faccio minuti. Così io. Ecco, fai così. Io sono qua come rappresentante del comitato No Guerra Non Nato, ma soprattutto rappresento me stesso. E sono molto grato e esprimo la massima stima a questa iniziativa che ci tira fuori da una condizione che è nostra cronica del provincialismo, del vedere il nostro ombelico, che è la cosa che ci insegnano, ci costringono a fare in modo che non ci rendiamo mai conto in quale contesto siamo inseriti e quindi con quale strategia rispondere alle strategie di un eventuale nemico. Quindi complimenti a questa iniziativa, ne siamo veramente grati e contenti. Io ho fatto l'inviato di guerra per moltissimi anni, troppi anni, fin dalla guerra dei sei giorni in Palestina. E una cosa mi è risultata come intuizione o come presa di coscienza fondamentale. Il contrasto tra quello che io ho visto andando in queste guerre, tutte quante, tranne l'Afghanistan, e quello che poi veniva raccontato alla gente. Cioè il gigantesco menzognificio che viene allestito da coloro che fanno le guerre, che le provocano e quelli che le sostengono e le subiscono passivamente in quanto o utili idioti o amici del giaguaro. Mi ricordo, e questo mi accomuna alla signora Corrigan, con cui ho condiviso nel mio piccolo una lunga esperienza nordirlandese. Mi ricordo di essere stato, è stata la sorte che mi ha fatto stare a Derry nel giorno della Domenica di Sangue, Bloody Sunday, che era il 30 gennaio del 1972. Un esempio eclatante di come funziona il divario, il gap tra realtà e comunicazione alla pubblica opinione. Io ero l'unico giornalista internazionale sul campo quando c'è stata la strage del Bloody Sunday, perché gli inglesi avevano bloccato tutti gli accessi e non avevano permesso alla stampa internazionale di intervenire. Io stavo dalla parte del corteo, abitavo da quella parte, quindi ho avuto la fortuna di starci e quindi ho potuto assistere, fotografare, registrare l'eccidio di 14 cittadini inermi irlandesi per opera del primo battaglione paracadutisti britannico. La sera di quell'eccidio, di quella strage, ancora con i corpi caldi e il sangue per strada, alla televisione britannica, sia quella indipendente ITV sia la BBC, si raccontava per bocca del comandante supremo della forza britannica d'occupazione in Irlanda del Nord, che l'IRA aveva sparato da certi tetti, i cecchini dell'IRA avevano sparato sulle truppe britanniche che avevano dovuto purtroppo reagire e quindi in qualche maniera ferire qualche civile. Una menzogna gigantesca che è durata per anni, fino a quando ultimamente ci sono state delle inchieste che hanno potuto ascoltare testimoni come il sottoscritto, ma come tanti altri, della città di Derry, eccetera. Episodi di questo genere si sono verificati poi successivamente a Belgrado, a Tripoli, eccetera. Vorrei dire che a parte il fatto delle menzogne che ci raccontano sul perché delle guerre, sul come delle guerre e sui motivi delle guerre e sui protagonisti delle guerre, c'è un approccio fondamentale che è quello di indurre la gente a partecipare in qualche maniera o passivamente o consapevolmente o attivamente alla guerra nelle sue regioni. Noi abbiamo un atteggiamento spaventosamente di parte, eurocentrico, razzista nei confronti della valutazione delle persone, dei leader, dei governi, dei paesi che vengono attaccati. Abbiamo un atteggiamento che prescinde completamente da un rispetto, dalla considerazione, dall'approfondimento del perché certi paesi si sono dati, certi governi e si sono organizzati nelle loro società in questa maniera. Di conseguenza, in qualche maniera, condividiamo i motivi per i quali poi le guerre vengono condotte. A questo punto noi andiamo a finire in una situazione che è quella classica del né con una parte perché non ci piace la NATO, i bombardamenti, i terroristi eccetera, né con la parte che viene aggredita. Credo che questa è una condizione di paralisi totale, ci fa stare alla finestra e non ci fa, oltre a giudicare la bruttezza di una guerra, anche stare dalla parte di chi la subisce, perché c'è violenza di chi si difende e c'è violenza di chi attacca. Grazie. Parola a Gina Tempo di Rete No War. Sì, io vorrei riprendere alcuni temi che sono stati esposti da Claudio Giangiacomo, che ringrazio per il suo contributo. C'è il concetto strategico della NATO che ci porta in guerra, a noi tutti i paesi membri della NATO, che non è mai stato discusso in Parlamento. Se venisse discusso, e questo è previsto nel primo articolo della legge di iniziativa popolare di cui abbiamo raccolto 70.000 firme dei cittadini, se venisse discusso in Parlamento
si potrebbe lottare per dichiarare l'illegittimità di questo accordo, l'illegittimità di questo concetto strategico che viola il principio fondamentale della nostra Costituzione perché ci porta in guerra. Se venisse discusso, appunto, se venissero desecretati tutti gli accordi militari che sono legati ai trattati internazionali ratificati, se venissero desecretati e discussi in Parlamento. In particolare questo, che ha cambiato la natura del patto atlantico e che ci porta a fare le guerre, sarebbe fondamentale il passaggio in Parlamento per discuterne appunto l'illegittimità e finalmente revocare questo accordo militare che, io ricordo, fu firmato da Massimo D'Alema nell'aprile del 99 a Washington, perché allora era lui il Presidente del Consiglio e decise di firmare questo infame accordo strategico che tuttora vincola l'Italia, apparentemente, dico, perché nella forma la vincola, nella sostanza porta l'Italia a violare la sua stessa Costituzione. E le cose che sono emerse, molto importanti, che sono incluse nei primi articoli di questa legge di iniziativa popolare, sono secondo me fondamentali per l'uscita dell'Italia dalla NATO. Cioè, credo che questa legge, mi ricordo quando raccoglievamo le firme agli angoli delle strade con i nostri tavolinetti, con i nostri banchetti, ogni firma era il frutto di una discussione, era il frutto di una presa di coscienza da parte di chi ci dava la sua firma. Quindi c'è stato un processo democratico dal basso che è molto interessante da valorizzare. E queste discussioni vertevano sul fatto che l'Italia si trova di fronte a un mostro. La NATO in questo momento è un mostro che è difficile uccidere, che richiede tempi lunghi per essere eliminato. Ma nel frattempo però l'Italia può fare qualcosa per togliere gli artigli a questo mostro, per disarmarlo, per renderlo inoffensivo. E una legge di questo tipo che dice l'Italia non può stipulare accordi militari con le potenze straniere o le alleanze militari che usano armi di distruzione di massa o che portano i propri paesi membri a invadere territori sovrani o che utilizzano il territorio dell'Italia per il transito e il deposito di armi letali. Ecco, questi articoli sono importantissimi perché conducono l'Italia a rifiutare, a ripudiare tutti i vincoli che nascono dall'Alleanza Atlantica e dal concetto strategico della NATO stessa. Così come ci sono tutta una serie di vincoli determinati in questa legge contro l'uso delle basi militari che generano la possibilità per l'Italia di non concedere le basi militari per le missioni militari all'estero, di non consentire il transito e il deposito di armi e soprattutto oggi mi sembra molto attuale riportare la discussione su questo perché siamo di fronte all'ammodernamento di 90 bombe nucleari nelle basi di Ghedi e di Aviano che ancora una volta portano l'Italia a essere il bersaglio di una guerra mondiale termonucleare e a essere complice della distruzione sistematica dell'umanità con la possibilità di avere queste bombe sotto casa e non rendersi conto neanche della pericolosità e della irresponsabilità anche morale di tutto questo. Mi sembra che per il movimento contro la guerra possa essere un passo avanti la discussione e l'approvazione di questo tipo di legge e mi sembra che in questo momento abbiamo due emergenze. Una è dire no all'invasione della Libia, alla seconda guerra, al secondo intervento militare in Libia da parte dell'Italia, dicendo appunto no alla NATO e ai presunti obblighi che ci impone. E l'altro aspetto è quello di dire no alle bombe nucleari, denuclearizziamo il territorio nazionale. Grazie. Ora abbiamo degli interventi, qualcuno ha già alzato la mano, per questi interventi che sarebbe meglio se fossero più delle domande che degli interventi, visto che abbiamo anche un parterre importante che potrebbe intervenire con noi. Do la parola, avevamo già qui un intervento, chiedo di dire, di presentarsi anche se si parla a nome di qualcuno, dire chi è il comitato per cui si parla e cercare di essere veramente brevi così parliamo tutti, grazie. Buonasera a tutti, io sono un giornalista, sono Sergio Te, mi occupo generalmente di economia da una trentina d'anni, mi sono occupato prima di strategia militare negli anni 70, 77 con il convegno sulla guerra da nord ad ovest e consiglio ai nostri amici di leggere Capitalismo predatore, è un libro fatto un anno fa da un mio carissimo amico, uno scienziato, Bruno Amoroso e Nico Perrone, edizione Castelvecchi mi pare.
Comunque questo libro spiega esattamente la strategia statunitense in Italia, spiega tutto, come è stata smontata l'industria italiana, come è diventata povera, come è diventata miserabile, eccetera. E lo spiega tecnicamente, con documenti alla mano, eccetera. Quindi, da qui deducete tutto quello che volete. Qui non si parla, qui è la questione negli ambienti militari, queste cose sono proibite, forbite. Non si può parlare. Io ho parlato una volta al CASD, hanno preso, mi hanno sloggiato, mi hanno tolto tutto quella collaborazione. Cioè, ecco, questo è il modo di fare. Dato che c'è un conformismo totale che parte da sopra e scende fino in basso, poi non parliamo del resto. Ecco, questo è il sistema, questa è l'atmosfera. No, finito. Questa è l'atmosfera politica italiana. Grazie a tutti. Buonasera. Sì, grazie. Solo per dire che conformismo da noi proprio non si confà. Quindi. Aveva già chiesto di intervenire l'agenzia stampa TASS. Buonasera, sono giornalista da Russia, agenzia stampa TASS. Con alcuni di voi abbiamo parlato per telefono. Una breve domanda. C'è rappresentante del comitato No NATO No War, un movimento che già ha preso piede, ha organizzato alcune cose, comunque qui è ancora meglio. Se mi ricordo bene, ci esiste una mozione proposta e firmata da rappresentanti dai Verdi nel Parlamento per uscire o per riguardare i trattati internazionali. Ci sta in Parlamento. Voi, come pare, anche siete espressi per uscita dell'Italia dalla NATO. Quali progetti concreti parlamentari, proprio voi come parlamentari, avete per magari dare a questo processo una forma un po' più... Capisco che siete minoranza, che non sarà votato, o comunque sarà votato però non passerà, però comunque un segnale molto forte. Se avete proprio l'intenzione di votare questa mozione per magari non uscire, ma riguardare questo trattato. Grazie. Я говорю мало и плохо русский язык. Guardate, ho studiato 2 anni il russo e я рад с вами познакомиться. E in realtà non abbiamo preso una posizione per l'uscita dalla NATO. Noi oggi appunto portiamo avanti una proposta di iniziativa popolare per modificare alcune questioni relative alla NATO. Tra l'altro il trattato della NATO stesso lo prevede. Quindi come Movimento 5 Stelle questa è la posizione attuale che abbiamo preso. La NATO c'è da tanti anni, è nata in una fase storica per certi versi dissimile, diversa da quella di oggi, per certi versi sempre più drammaticamente simile, perché evidentemente si sta spingendo appunto per una guerra fredda 2.0 e lei che è cittadina russa sa bene di che cosa parlo. E per quanto riguarda la mozione dei Verdi, forse è stata presentata nella passata legislatura, perché... Come? Ah, però no, perché ci sono... Ah, ho capito, sì, allora parli di una senatrice, sì, non sapevo appunto, forse perché è un'ex nostra senatrice, in Senato sorgono ogni giorno gruppi politici differenti, non lo conoscevo. E noi l'analizzeremo appunto la mozione, però noi come Movimento 5 Stelle pensiamo che una posizione così grande per l'uscita appunto dalla NATO debba essere presa con tutti i nostri iscritti, su questo noi ci teniamo moltissimo, quindi il senso del convegno di oggi è portare avanti una proposta di iniziativa popolare che interviene togliendo una serie di storture appunto che ci sono all'interno oggi del patto atlantico. Se ci fate caso, la stessa posizione noi abbiamo preso rispetto all'Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle non ha mai detto fuori dall'Unione Europea, ma vogliamo rinegoziare tutti i trattati, perché per noi l'Unione Europea può essere un'opportunità, ma così com'è non è un'opportunità, anzi è un'opportunità per qualcuno, per la grande finanza e non per i popoli che dovrebbero essere sovrani appunto dell'Unione Europea. Questo è il concetto e l'obiettivo del convegno stesso. Ma quali torti di levare? Concretamente. Sì, per esempio ne abbiamo parlato e a parte ne ha parlato il relatore.
Io personalmente credo che, dato che teoricamente lo statuto non lo prevederebbe, ma di fatto la teorizzazione della guerra preventiva o anzi della guerra di difesa è stata portata avanti dalla NATO, secondo me dovrebbe essere inserita all'interno del trattato il fatto che l'Italia, come ripudia la guerra da Costituzione, ancora di più ripudia, debba ripudiare la guerra preventiva, perché la guerra preventiva non c'entra nulla appunto con la, neanche con la difesa, è una aberrazione appunto di una teorizzazione aberrante che è stata portata avanti negli ultimi anni. Tra l'altro neanche contro il volere del Parlamento della Repubblica Italiana non si è espressa. Questa è una delle tante modifiche che occorrerebbe fare, che secondo noi si possono ancora fare, e secondo noi lo stesso popolo nordamericano sarebbe più che d'accordo se anche il popolo americano venisse coinvolto dai propri governanti rispetto a decisioni così importanti. Poi ho mandato un foglio con le proposte che abbiamo già depositato e qua c'è la sintesi della proposta di legge dove si parla chiaramente delle nostre proposte, quali obbligo di discussione in Parlamento di tutte le operazioni della NATO, divieto di stipulare trattati e accordi segreti e tutti gli altri che abbiamo già espresso, e te lo faccio pervenire insieme all'altro. Ha chiesto la parola Roberto Cotti, che non, ecco qui. Vabbè, che è un nostro senatore del Movimento 5 Stelle. Grazie, due minuti per non togliere spazio a chi non è in Parlamento come noi. Io dal 1977 che ho iniziato a impegnarmi contro la NATO, ce l'ho in casa in Sardegna, sono arrivato a 52 anni al Senato, Commissione Difesa ovviamente, ho detto finalmente adesso riesco a fare qualcosa. Ho trovato un muro. Veramente, penso, noi stiamo facendo una battaglia contro il progetto degli F-35. Ho provato a fare anche una mozione moderata, oltre alla battaglia contro il programma F-35, un'altra mozione moderata che diceva almeno non mettiamoci le bombe nucleari sopra, quelle le B-61-12 americane che sono previste, due sugli F-35, ognuna con una potenza tre volte quella di Hiroshima. Sono riuscito a raccogliere, proprio perché era una cosa moderata, condivisibile anche da chi vuole gli F-35, l'ha firmata molti del PD, tutta la Lega, non ce la mettono all'ordine del giorno, perché il Ministero della Difesa che abbiamo è profondamente coinvolto in tutto il sistema di produzione, traffico di armi, missioni militari al mondo, siamo il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti che come numero di paesi in cui mandiamo i nostri soldati, non ce la mettono all'ordine del giorno. Tutto questo per dire che non basta, purtroppo, e chissà che cosa riusciremo a fare, non basta proporre di uscire dalla NATO, bisognerebbe proporre di uscire dal nostro Ministero della Difesa, perché veramente fa una politica offensiva. E tanto per fare un esempio e chiudo, per esempio, la guerra in Libia, la Germania, che fa parte della NATO, non ha partecipato, gli aerei NATO con piloti tedeschi si sono dovuti fermare. La Francia, quando non era nella NATO, ha partecipato a quasi tutte le missioni militari con la NATO. Quindi non accontentiamoci di chiedere di uscire o di sciogliere o di cambiare la NATO, dobbiamo allo stesso tempo chiedere di cambiare profondamente anche la nostra politica della difesa. Grazie. Ho iscritto a parlare Jean-Jacques Dicou, rappresentante della comunità congolese. Buonasera, grazie per l'invito e volevo ringraziare gli oratori per l'accenno fatto alla situazione in Congo, ad esempio, visto che da parecchi anni c'è una situazione abbastanza seria in Congo. Stiamo parlando della NATO, in realtà stiamo parlando della guerra che viene fatta ai popoli, e poi è stato spiegato molto semplicemente che il tenore di vita in una parte del globo dipende dagli atti di guerra che vengono posti in essere in altre parti del mondo. Visto che parlamentare Di Battista conosce un po' il Congo, perché ho sentito nel suo intervento che è andato a vissuto oppure ha lavorato in qualche modo in Congo. Senza parlare della NATO, che potrebbe essere un discorso molto più lungo rispetto alle procedure che bisogna fare in Parlamento oppure tramite questa legge di iniziativa popolare per trovare delle soluzioni, in Congo attualmente quest'anno ci dovrebbero essere delle elezioni.
l'attuale presidente, che alla fine del suo ultimo mandato non intende lasciare il potere. Come può il Parlamento italiano, specialmente il Movimento 5 Stelle, porre all'attenzione della politica italiana questa questione? Perché sappiamo che da tutte queste situazioni di agitazione politica nascono e derivano tutta una serie di esodi di massa che poi creano tutta una serie di profughi e rifugiati. Si potrebbe evitare questa situazione cercando di chiamare l'attenzione del governo italiano rispetto a questa faccenda? Grazie. Beh, con la massima franchezza, noi stiamo provando a fare in modo che l'attuale premier nostro, non eletto da nessuno, non possa essere rieletto la prossima volta, e non so se abbiamo onestamente la forza, e non so neanche quanto sia giusto. Io, quando lavoravo a Lubumbashi, al confine con lo Zambia, ricordo che una frase che mi dissero alcuni fratelli congolesi: se volete dare una mano all'Africa, più che dare di più dovete togliergli di meno. E io credo fermamente nella sovranità dei popoli e nel principio dell'autodeterminazione. Non so neanche quanto sia corretto mettere bocca in vicende anche estremamente negative. Conosco bene la vostra storia, da Mobutu alle successive dinastie dei vostri presidenti e della assenza di una democrazia reale, che poi è il voto di scambio. C'è moltissimo, come c'è da noi, c'è anche in Congo. Prima un tempo forse diceva il contrario, come c'è in Congo c'è anche da noi invece. E è incredibile, però è così. C'è un problema nelle comunità congolesi, c'è un problema grande. Insomma, il problema della democrazia è interconnesso con il problema della mancanza di informazione e la disinformazione che c'è in Congo, insomma, la conosciamo bene. Ce ne occuperemo, vedremo in che modo noi possiamo comunque. Probabilmente i miei colleghi, che Mario Di Stefano, Maria De Raspadoni, che lavorano anche nel Consiglio d'Europa, possono pensare ad una iniziativa di sensibilizzazione rispetto al caso congolese che possa abbracciare vari paesi europei, perché così c'è maggiore forza. Non so concretamente come la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati o il Parlamento della Repubblica Italiana possa legiferare o intervenire rispetto ad una questione che ci sta certamente a cuore, però prettamente nazionale, e riguarda specificatamente il popolo congolese. Quindi ci rifletteremo con la franchezza, appunto, ti ho detto in precedenza che abbiamo tante questioni alle quali ci dedichiamo, e non trovo neanche che sia giusto, appunto, il Movimento 5 Stelle, ma in generale che delle forze politiche straniere mettano bocca su tutto. Secondo me questo è anche l'inizio di tante altre storture. Certo, si è sempre messo bocca in maniera sbagliata, in questo caso la questione che sollevi tu è un problema chiaro di assenza di democrazia, e di presidenti che provano a raggirare determinate regole per mantenere il potere in maniera trentennale. E poi sono i presidenti, e la conosco bene, una situazione che maggiormente poi hanno sottratto denari alle casse dei congolesi e sono stati pizzicati in questioni di corruzione nazionale e internazionale. Vedremo con i nostri colleghi del Consiglio d'Europa come potremo sostenere la vostra battaglia. Do la parola a Francesco Santoianni. Pronto? Sì. Pochi secondi volevo fare una domanda ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, però volevo dire che sono estremamente soddisfatto di questo convegno, perché vedo che finalmente il Movimento 5 Stelle è riuscito a recuperare tutti quei filoni del movimento contro la guerra che sembravano essersi dispersi. Noi a Napoli abbiamo cercato di rilanciare un'iniziativa il 24 ottobre, che è andata sotto certi aspetti bene, sotto altri male. Abbiamo portato in piazza 4.000 persone ed è stata la prima manifestazione grossa in Italia contro la guerra. Purtroppo era una manifestazione circoscritta più o meno ai soliti militanti, che però è già stato un miracolo che siamo riusciti a ridestarli da questo sogno velenoso che aveva portato addirittura ad appoggiare il governo italiano quando attaccava la Libia, e addirittura ad appoggiare il governo italiano quando attacca la Siria. La domanda è questa: noi abbiamo una iniziativa in cantiere che comincerà lunedì prossimo. In tutti i comuni italiani proporremo la fissione di uno striscione
di solidarietà con i condannati a morte in Arabia Saudita, ma questa non è soltanto un'iniziativa per i diritti umani. Questa è un'iniziativa per denunciare questo patto scellerato di guerra che vede l'Arabia Saudita, nostro principale partner, nonostante la sua oramai conclamata complicità nell'ISIS o addirittura nell'appoggio alla guerra allo Yemen, eccetera. Inviterei anche i comuni amministrati al Movimento 5 Stelle ad aderire a questa iniziativa, anche per dimostrare nei fatti come è un movimento reale nel territorio e per superare, e lo dico veramente a malincuore, tutto quello ostracismo che continua purtroppo a serpeggiare nel movimento contro la guerra, eccetera, rispetto in generale ai partiti e anche nel riguardo ai 5 Stelle, che finora ha impedito ai parlamentari 5 Stelle e agli attivisti 5 Stelle di essere con noi in piazza nelle mobilitazioni contro la guerra. Mi auguro che questo progetto delle comuni, eccetera, possa fare rinsaldare questa unione e invertire una tendenza. Grazie. Grazie, rispondo io. Solo per chiarire che noi crediamo fermamente di non essere, questa forse è la cosa che ci contraddistingue di più rispetto al passato, di non essere gli educatori del popolo. Quindi noi non diciamo a nessuno di andare in piazza, noi non diciamo a nessuno di appoggiare quello o quell'altro comitato, quello o quell'altra manifestazione. Diamo piena libertà ai nostri attivisti, ai nostri iscritti al blog, ai nostri elettori di partecipare a qualsiasi cosa vogliano. Semplicemente chiediamo chiaramente, se non è una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle, di magari non portarsi le bandiere del Movimento 5 Stelle. Io a volte vedo alcuni partiti che hanno la bandiera ovunque, ma non si capisce nemmeno il perché poi negli atti legislativi fanno l'opposto di quello che hanno, per cui hanno manifestato. Noi invece diciamo che ognuno partecipa a quello che vuole e poi insieme scriviamo le leggi che poi presenteremo. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Do la parola, Antonio Caracciolo. Chiedo di essere brevi. Accendi. Niente? Ecco, perfetto. E tanto, mamma mia, tanto breve che mi limito solo alla domanda, cerco di evitare l'intervento con analisi, premesse, roba varia. E la domanda è questa. Il giorno che questi formalismi approdassero veramente a qualcosa, che si arrivasse, facciamo il massimo, all'uscita dalla NATO, poi esiste un pensiero politico che ci dica come questo concretamente sarà possibile, perché io appartengo a una generazione che ha visto le stragi di Stato, il terrorismo, poi vedo che le rivoluzioni colorate, i cambi di regime, non so se poi una volontà, diciamo, popolare espressa, no? E poi potesse essere realizzata. Io credo che forse un'ingenuità sarebbe quella di credere che basti, non so, una legge, qualche cosa, perché poi la NATO ci tolga il disturbo. Grazie. Condivido questa analisi e dico che già lo stiamo un po' vivendo, quello di cui ci è stata fatta la domanda, ovvero quando cerchiamo di mettere il popolo al centro del comando, alla cabina di regia, il potere si ribella e ti infanga, cerca di distruggerti con tutti i mezzi che ha. Sicuramente se domani andassimo al governo e proponessimo di applicare quello che c'è scritto in quella legge, probabilmente scoppierebbe una primavera araba a Roma o qualcosa del genere. Ma noi, come abbiamo sempre detto, se non fosse tutto così dannatamente complicato, noi non saremmo qui oggi, e quindi ci prendiamo questa responsabilità di provare a portarla avanti lo stesso. Do la parola a Geraldina Colotti del Manifesto e delle Monde Diplomatique. Si sente? Bene, buonasera a tutte e a tutti. E si sa che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, della politica capitalista, e che le industrie belliche sono il volano dell'economia capitalista. Allora la mia domanda rivolta al Movimento 5 Stelle è questa: che cosa propone o pensa di proporre per la riconversione dell'industria bellica? Ieri partecipavo
a un convegno a cui era presente anche il vostro senatore Cotti, che sta qui, e si diceva appunto che in Sardegna, dove ovviamente le fabbriche sono dismesse e gli operai sono per strada, le uniche possibilità di andare a guadagnarsi il pane sono in queste industrie che poi vanno a bombardare i paesi poveri del sud del mondo e arricchiscono queste imprese. Quindi questa è la domanda. Poi avrei voluto farne una a André Vicek, che non è qui, e anche a Mairead Corrigan, che la guerra la conosce bene, sapere a che punto è il movimento contro la guerra e che tipo di appoggio in Europa si può ricevere a queste politiche che vanno in un senso opposto. Lei ha un'esperienza, ma oggi sappiamo anche che il Nobel per la pace viene dato ai principali guerrafondai, quindi c'è anche, come dire, da riflettere in questo senso. Grazie. Well, you know, President Eisenhower warned the American people to beware of the military-industrial complex and how it would take over democratic politics. And today, not only in America, but in many countries around the world, they are engulfed and captured inside the military-industrial media complex. One in six persons in America is in the military-industrial complex and works in it. Now, that's happening in many countries, in Italy. And we really need to be able to look at alternative technology and job creation. We really, when we say to someone, we're going to exit NATO, or we're going to stop building weapons that are being dropped on the people of Yemeni, Iraq, and Iran, we have to find alternative means of job creation. And that's a huge challenge. But we are able to do that because we have to look at the environmental crises now, the health crises, the education crises here, and in Congo, places like the Congo that I visited with the Nobel women last year, where the poverty is so deep, and they're living in the midst of great riches. And this is the tragedy. We have crucified these countries and taken the resources. And we need to recognize that in places like that, the people in Congo, in Afghanistan, in these countries, in Saudi Arabia, they are educated, good, dignified, beautiful people living on enormous resources, such as in Liberia, which are their resources, not ours. So we absolutely need to rethink in so many areas, but we can't create jobs in the environment, in the green movement, in saving our planet. We have to make the conscious shift away from the military mindset that's destroying us. You know, I think the people movement around the world, and it's an enormous movement, we have power. And let the people mobilize, organize, go on the streets, support the politicians who see a new vision and a new way forward, because we're all in this together. We must not be against each other. So in that people movement, go on the streets, protest the wars that are destroying human lives in other parts of the world. Just one short story. When I went to Afghanistan in Kabul, we sat in a room with young people, and every one person in that room in Kabul was able to tell us how they had lost someone because of drone bombings dropped on their towns, their villages, their mountainsides by the West, killing them. Every one of them had lost something from the drones. And one young woman said to us in Kabul, "I
35 years of age and I have never had a happy day in my life. You know, this nonsense that somehow NATO and the West were in there helping people. We're in there helping ourselves. So we need a bit of honesty here. So let's say stop the war, stop the bombings, find jobs, and together we can solve the problem. But we have to be honest. And the media tells lies. The man who spoke about Northern Ireland and Bloody Sunday, you're right. The lie that people, unarmed people, were armed was told by the British government. You're right. But you see today, you turn on mainstream television and the BBC and listen to the lies they're telling about Syria, that their own president is killing his own people. Nonsense. We heard it before with Gaddafi. We heard it before with Saddam Hussein. Nonsense, nonsense, nonsense. I sat with Tariq Aziz in 1999 in Iraq. And Tariq Aziz told me and our delegation, he was visited by Baker, the Secretary of State from America, and told, if the Iraqi people didn't do what they were told by the Americans, they would bomb them into the dark ages. He pleaded for dialogue, Tariq Aziz, Saddam Hussein's right-hand man. And what did the West give him? They bombed Iraq into the dark ages. We have to know what is truth and what is lies. And the media have to be brave and be bold and tell the truth of what we are doing to our brothers and sisters in these countries. Ora una domanda di Andrea Sestili. Buonasera a tutti. Certo, parlare dopo un premio Nobel richiede un po' di coraggio. Ci provo. La domanda che volevo fare è semplice. Diciamo, la risposta che ha dato Di Stefano prima non è che è stata proprio esaustiva, nel senso che uscire dalla NATO significa uscire da un sistema mafioso, cioè un braccio armato della mafia internazionale. Questo credo che sia chiaro. Uscire fuori dalla NATO significa essere consapevoli che non si uscirà in serenità. Molto probabilmente si uscirà con tragedie, con stravolgimenti del nostro quotidiano. Quando prima Manlio ha detto se andremo al governo a Roma probabilmente ci sarà una primavera araba, penso che questo è il tema forte che dovremmo affrontare. Il tema forte è che il Movimento 5 Stelle al governo rappresenterebbe una rivoluzione per il Paese, ma una rivoluzione complessiva che riguarda ogni strato del Paese, dal più basso al più alto. E le persone bisogna capire se sono consapevoli di capire non cos'è la NATO, ma quello che dovremo fare domani, perché penso che servirà la mano di chiunque, servirà la mano nelle città, servirà una mano nella base, e mi trema la voce pensando, e so che trema anche a voi, solo il pensiero di quello che potrebbe avvenire, perché stiamo parlando con delle persone che hanno delle armi in mano e per difendere i loro beni saranno pronti a fare qualunque cosa. Grazie. Beh, in fondo, in sintesi, ho detto lo stesso, nel senso che quando intendevo primavera araba, e io non gli do un'accezione positiva, quindi avete capito tutti a cosa mi stessi riferendo, dicevo esattamente la stessa cosa. Noi abbiamo fatto le proposte per in tal senso, perché come parlare in NATO oggi è come parlare, come diceva anche Alessandro Di Battista prima, di Unione Europea e di Euro. Uscire da queste istituzioni oggi significa avere la guerra in casa. Ed è il motivo per il quale abbiamo avviato nelle nostre proposte come politica estera, abbiamo parlato tantissimo di alleanza tra i paesi mediterranei, tra prendere come spunto il modello dell'alba bolivariana, che è un modello di autosostentamento tra paesi vessati da centinaia di anni al Nord America.
Chiaro, per farlo però, per quello dicevo, essendo molto realistici, bisogna però prima essere al governo, riuscire a parlare in nome di un paese e poi da lì riuscire a creare quella rete di sostegno che ti permette di fare scelte anche difficili, chiaramente avendo il popolo dalla propria parte, e noi crediamo per questo che la spinta reale debba venire appunto da qui, da questa sala che è un po' la rappresentanza di quello che c'è fuori anche. Sì. Io volevo aggiungere una cosa, che mi sono fatto l'idea che da legge nasce legge, come da cosa nasce cosa, e se avessimo dovuto pensare anni fa, quando è nato il movimento, a tutte le difficoltà che poi stiamo affrontando quotidianamente, agli attacchi sistemici, probabilmente forse non ci saremmo presentati. Poco a poco riusciamo a formarci una corazza. Io sono convinto, per rispondere anche alla domanda della giornalista del Manifesto, che la legge sul reddito di cittadinanza consentirebbe di ottenere moltissimo in termini innanzitutto di sostegno agli ultimi, in termini di maggiore capacità di riconvertire un sistema industriale, penso non soltanto a fabbriche di armi, ma penso anche all'Ilva. Qua viviamo quotidianamente di fronte a ricatto occupazionale. O muori o ammazzi o non lavori, perché poi chi fabbrica delle armi sa perfettamente che quelle armi andranno ad uccidere qualcuno direttamente o indirettamente sotto forma di minori investimenti in stato sociale. Gli operai dell'Ilva sanno perfettamente che rischiano la vita o di morire molto presto lavorando ancora sull'acciaio nel 2016. La legge sul reddito di cittadinanza consentirebbe appunto di prendere del tempo per lavorare su una sovranità energetica ed economica maggiore, quindi sviluppando delle proposte di legge che la Commissione Attività Produttive del Movimento 5 Stelle già ha depositato sul sostentamento energetico, su progetti di agricoltura sostenibile, su come puntare sul turismo, sull'enogastronomia, quelle che sono le nostre ricchezze. Quindi da una legge che ci aiuta anche a prendere del tempo, perché il reddito di cittadinanza consente anche di prendere del tempo per poter intervenire anche dal punto di vista industriale nel nostro paese. Se ci fosse la volontà, per esempio, di mettere in piedi, altra proposta del 5 Stelle, una banca pubblica che faccia credito alle imprese, tra l'altro esistono anche degli esempi in questa Europa, la Germania è un esempio del genere. Contestualmente una banca pubblica che possa fare politica monetaria e valutaria. Questo ci staccherebbe ancora di più dalla gabbia, dalla prigione dell'euro, che non è una moneta, ma una forma di governo. L'euro non è una moneta. Quindi da legge nasce legge. Nel momento in cui tu sei autonomo, anche sempre più autonomo dal punto di vista energetico, hai un potere contrattuale nei consessi internazionali che oggi Italia non si può permettere. E anche per questo il Movimento 5 Stelle sta, anche faticosamente, perché siamo entrati 3 anni fa, però accreditandosi in una serie di ambienti, in una serie di ambasciate, parlando con tutti, per me personalmente, insomma, la politica energetica che fece Enrico Mattei è una politica di esempio per l'interesse nazionale. E andava a parlare con tutti, provando a fare gli interessi del popolo italiano. Altri tempi, perché non crediamo che il futuro possa essere il petrolio, fermo restando che si esce nelle macchine tra 2 anni non correranno. Ma una frase che dice Grillo, che mi è sempre piaciuta, è che l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre. E da cosa nasce cosa? Anche sulla NATO, le posizioni, tu sei molto diretto, chiaro. Noi crediamo che occorra fare un passo dopo passo, e crediamo che questo sia anche il modo migliore per informare l'opinione pubblica, anche per non spaventare l'opinione pubblica, che c'è un problema oggi, anche quando utilizzi delle parole molto molto dure, nel nostro paese, che è un paese molto strano, anche particolare, dove io lo dico spesso che se dici in Italia cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. E quindi devi stare anche attento a come costruire messaggio dopo messaggio, ma non perché noi siamo quelli che devono parlare cittadini e cittadini, perché noi stessi dobbiamo capire e intendere le questioni. Quando siamo entrati qui dentro non avevamo chiaramente in testa quale fosse il progetto dei BRICS su un fondo monetario internazionale, l'abbiamo studiato. Quando eravamo qui dentro, forse qualcuno l'ha fatto precedentemente, però non avevamo l'idea di quanto fosse utile la sovranità bolivariana. Poi, fermo restando che noi anche agli amici del Venezuela abbiamo sempre fatto delle critiche, anche al governo Maduro, molto molto evidenti, secondo noi il governo Maduro deve assumersi anche una responsabilità rispetto agli ultimi anni, ma io personalmente ho visto una crescita sociale di alcuni paesi latinoamericani che fanno parte di questa alleanza estremamente importante, e con loro ci dobbiamo dialogare, e una risoluzione 5 Stelle in Commissione è passata in tal senso. Poi però il governo chiaramente neanche le considera, non considera le mozioni sugli F-35, figuratevi le risoluzioni sui paesi latinoamericani. Il concetto è anche il conflitto di interessi. Noi non abbiamo conflitti di interessi, nessuna Lockheed Martin o multinazionale ci ha piazzato in Parlamento.
Per quello possiamo prendere delle posizioni totalmente autonome rispetto a quelle che può prendere il Partito Democratico, che attualmente non è più un partito, è diventato una banca. Questo lo dico, è una banca, non è un partito. Per cui prende diciamo, obblighi o compiti dal sistema finanziario e li realizza, anche avendo all'interno bravi parlamentari, ma insomma sono parlamentari con le mani totalmente legate. Io credo che da cosa nasca cosa, che dobbiamo metterci assieme, dovremmo anche, lo dico a tante persone, buttare giù anche un minimo di pregiudizio nei confronti del 5 Stelle, qualcuno ce l'ha in ambienti diciamo un po' più estremisti forse dei nostri. Tenete presente, siamo cittadini, che non forse non la penseremo tutti uguali, però qua si tratta appunto assieme, con le dovute differenze, a combattere un sistema profondamente ingiusto dal punto di vista nazionale e internazionale. Sulla mafia hai perfettamente ragione, ma anche lì la mafia poco a poco si sconfigge con una serie di leggi che abbiamo fatto in ogni senso. Penso che questo sia il progetto, vi diciamo dateci una mano, noi continuiamo a fare questi eventi non per prendere voti, ma per continuare anche a mettere assieme anche un mondo associazionistico che ultimamente è molto frammentato, separato, non si sa bene perché uno dice ma 5 Stelle però quella volta ha detto, cioè non saremo tutti uguali, però si tratta anche di capire che in questo momento di estrema emergenza ci si unisce, si porta avanti delle battaglie comuni chiedendo il contributo di tutti quanti, poi noi andremo, voi entrerete, ma l'essenziale è avere quantomeno la coscienza a posto e la certezza che si sta intervenendo per il benessere collettivo. Grazie. Sono gli ultimi tre interventi. Pietro Venturini. Buonasera a tutti. Ovviamente, come ha detto prima, signore, non parlare dopo determinati interventi è sempre un po' difficile, ma devo fare una domanda. Io non sono un professionista, come molti altri, sono un semplice studente di relazioni internazionali e volevo fare una domanda alla Commissione Esteri, diciamo, sfruttare questa occasione. Maglio, tu mi hai preceduto di un intervento sostanzialmente sull'Europa mediterranea, ovvero personalmente sono un grande sostenitore dell'Europa mediterranea, ma la domanda che faccio è, so che nei punti per le elezioni europee c'era la questione dell'Europa mediterranea e tutto il resto, quanto può essere possibile, quanto può essere non solo attuabile, ma quanto noi, perché dico noi perché sono un attivista del 5 Stelle, noi 5 Stelle possiamo spingere su questo obiettivo, quanto possiamo riuscire ad unirci a livello mediterraneo, perché comunque sì, usciamo dalla NATO, usciamo, però qualcosa dobbiamo comunque avere, non possiamo avere diciamo, una sovranità e basta nostra, ok, però siamo in un contesto internazionale comunque. E soprattutto quanto secondo voi può essere fattibile un'Europa mediterranea, cioè non con il baricentro dell'Europa mediterranea o comunque dell'Europa al centro dell'Europa, ma che noi possiamo essere il baricentro dell'Europa, e quindi intendo anche i paesi del Nord Africa. Quindi questa era la domanda e ne ho approfittato, grazie. È una domanda sulla quale si fanno convegni interi. Perché dico questo? Perché prevede chiaramente che ci sia un vero cambio di passo, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi del Sud Europa, e perché no, probabilmente anche nel Nord Africa. Ed è il motivo per il quale noi abbiamo creduto di sostenere in passato, avete visto l'esempio quando siamo andati a sostenere il referendum greco, abbiamo creduto in passato ad alcune esperienze che sembravano simili alle nostre, purtroppo poi ci siamo accorti che ad oggi esperienze come il Movimento 5 Stelle in Europa non esistono, perché abbiamo visto cedere subito alle pressioni europee Tsipras, abbiamo visto come Podemos alla prima occasione si è alleata con chiunque, con gente che era in Parlamento da 150 anni e quindi ovviamente dovrà fare un passo indietro. Ed è proprio quello che noi diciamo quando parliamo di coerenza, per la quale siamo attaccati violentemente ogni giorno. La coerenza ci porterà a cambiare davvero il paese, lo crediamo ancora dopo 3 anni, perché è l'unica arma che abbiamo davvero per non scendere a compromessi come hanno fatto gli altri paesi europei purtroppo. Quindi io ti posso dare una risposta che può sembrare superficiale, ma è così. Noi intanto avviamo questo canale che è quello italiano, per cercare di cambiare il nostro paese e comunicare con gli altri. Io, come tutti i ragazzi che siamo nelle delegazioni internazionali e abbiamo anche 17 europarlamentari, parliamo ogni volta che siamo in contesti internazionali con i nostri colleghi, cercando di parlare oggettivamente con quelli dei movimenti nuovi che ci sono. E io vi dico che siamo un esempio anche all'estero. Io ora al Consiglio d'Europa questa settimana
è venuto da me un ragazzo che fa parte di un partito olandese nato da pochissimo, che ci diceva che loro vedono, traducono i nostri testi per avere un'idea di come ci siamo mossi in questi anni. Questo è un orgoglio e anche una responsabilità, e credo che l'Italia possa avere nel Movimento 5 Stelle un'avanguardia dell'Europa del Mediterraneo per provare a creare questa alleanza. Non sarà facile, assolutamente no, ma ripeto, tutto quello che stiamo facendo non è facile, eppure anno dopo anno lo stiamo portando avanti. E voleva aggiungere qualcosa Marinella Cao? Sinteticissimamente. Allora, veloce, è stata sollevata la domanda riqualificazione. Io ricordo che è criminale pensare nuove strutture in zone avvelenate. Questo problema riguarda la Sardegna. Ricordo a tutti la sindrome Golfo Balcani, che in Sardegna si chiama Quirra. 65% dei pastori che abitano vicino al poligono di Quirra colpito da tumore e greggi malformate. Quindi che ci dicano cosa si fa in una zona infetta. Per portare avanti le cose, io credo che lo sforzo è, uno, il nocciolo, costringere lo Stato italiano, il governo italiano, a rispettare la legalità. Un solo esempio, se l'Italia rispetta le sue leggi, la Sardegna deve liberarsi dei tre più grandi poligoni d'Europa, che ce li abbiamo noi, solo rispettando la legge. Dalla legge, la 104 del 90, dal 90 tutti i ministri dello Stato italiano sono fuori legge. Per cui ripristino, no, rispetto della legalità, ripristino niente perché la legalità non c'è mai stata, e individuare percorsi percorribili. L'elenco sarebbe estremamente lungo, ne dico solo uno: copiare le leggi statunitensi. In base alle leggi statunitensi, le installazioni militari devono essere ben lontane da siti di interesse storico, archeologico e naturalistico. In Sardegna, parlo della mia realtà, le tre bombing test areas più grandi d'Europa inglobano villaggi nuragici, pozzi sacri regolarmente bombardati, grotte di sotterranee di straordinaria bellezza. Copiamo almeno gli Stati Uniti. C'è da agire in vari settori. Uno, a livello ambientale, insomma, chiedere che ci sia il via non è così. E su questo si riesce ad aggirare le paure che ci sono e che sono emerse anche qui. Se servano, cosa facciamo? Preda degli assassini. L'altro è incidere sull'informazione popolare. È fondamentale, è l'anello debole della catena. E questo si fa con informazione non ideologica e con dati inoppugnabili. Se noi avessimo detto mezza bugia da quel dì che saremo in galera, li abbiamo messi alla corda, perché ogni volta che abbiamo denunciato un qualcosa non potevamo essere smentiti e li abbiamo tenuto a testa proprio perché avevamo dati inoppugnabili alla mano. Per quanto riguarda la strage in atto in Sardegna, intorno alle zone adibite, alle zone militari, che un tempo chiamavamo strage di Stato, adesso definiamo genocidio di Stato, messa alla luce da un procuratore che ha confermato in pieno quello che noi denunciavamo da 15 anni, chiediamo delle cose banalissime, e su questo anche a livello istituzionale bisogna che ci sia una risposta. Le condensiamo nell'acronimo SERRAI, che in sardo significa chiudere. Il 15 di ogni mese presentiamo le nostre richieste al rappresentante del governo. 4 anni, non abbiamo ancora risposta, insomma, ci dà il suo sostegno umano. No, vorrei dirlo. Sospensione
buon senso, sospensione delle attività dei poligoni dove si sono registrate le patologie di guerra. Buon senso imposto dalle leggi. Evacuazione dei militari esposti alla contaminazione. La procura ha fatto evacuare pecore e capre. Vogliamo mettere anche i militari un pochino in sicurezza? Non solo le pecore e le capre, bene per loro. R. Ripristino ambientale, bonifica. Prima si bonifica. I tempi tecnici valutati dagli Stati Uniti sono tra i 20 e i 30 anni. Quindi cosa si vuol fare? Spetta ai bambini che oggi sono ancora nella pancia della mamma. Risarcimento, mi sembra evidente. E poi, e su questo credo che tutti, di destra, di sinistra, militari, noi lo portiamo avanti insieme ai militari queste richieste. Poi sulle ultime due ci può essere divergenza. Per noi c'è articolo 11, A come articolo 11, I, la I di Sarrai, impiego delle risorse ai fini di pace. Però sino alle due R, lì non c'è, non ci può essere divario e divergenza ideologica tra chi è, tra chi vuole la guerra e chi dice no. Ci porta nel baratro. Ho chiuso. Grazie. Gli americani hanno fatte così lontani le basi che le hanno fatte da noi, per essere sicuri di non danneggiare il loro patrimonio. E, un intervento di Giuseppe Scarano. Sono io Giuseppe Scarano. Sono un pensionato, buonasera. Io intanto ringrazio voi per questo argomento. È vero che avete parlato di tante cose, non soltanto della NATO, avete parlato della guerra e concordo pienamente con il premio Nobel. Nessuno vuole la guerra, signore. Nessun essere umano vuole la guerra, per carità di Dio. Ci sono stati un po' di imprecisioni. Io non so quanti di voi, in particolare il dottore che vuol fare la variante ai trattati NATO, conosce l'organizzazione NATO. Perché quando sento dire che concetto strategico è un trattato, per chi ha lavorato alla NATO e chi conosce l'argomento, chi studia e chi insegna l'argomento, comincia a essere un pochettino. No, il concetto strategico non è altro che una volontà politica espressa dai politici, cioè da voi politici, che andate alle riunioni, ai summit, e decidete. Dopodiché ci sta quello che scrive e espone il concetto strategico. Dal concetto strategico poi ci sono tutte le varie pianificazioni, pianificazione della difesa, eccetera, eccetera. Ogni nazione che partecipa alla NATO, e io volevo farlo prima questo intervento, però purtroppo la gente sta andando via, l'età non c'è, l'ora non c'è e la gente si annoia, perché il mio è un po' controcorrente, non per la guerra, sia ben chiaro, per il discorso di uscire dalla NATO. Quando si parla di un argomento, è bene studiare bene l'argomento, conoscere bene le procedure, anche perché la NATO non fa la guerra. La NATO esprime la volontà dei paesi aderenti al trattato del Nord Atlantico. Inoltre, ho visto quel filmino, ci sono degli errori, l'ultimo concetto strategico è quello del 2010 firmato a Lisbona, che riprende un po' tutte quei dubbi che le nazioni avevano dopo il 1999. Cioè la NATO dopo il 1999 ha cambiato gli obiettivi, ha cambiato le strategie. Da difesa, dall'articolo 5, ha aggiunto altri diciamo, obiettivi, altri, tant'è vero che è uscito fuori dalla nazione, dal territorio NATO, va all'estero anche a fare operazioni. Capisco che le guerre si usano termini inglesi per non chiamare guerre, eccetera, eccetera, va bene tutto, è vero, però ricordate che è sempre una volontà politica, anche perché la NATO quando si muove su risoluzioni dell'ONU, là dovete andare, si fidi, se le sto dicendo che la NATO si muove solo e soltanto quando c'è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è questo, quando, certo c'è stato solo una volta, in Bosnia, che ci sono stato un certo numero di nazioni, che sono tra cui l'Italia, perché si vedeva la guerra alle porte, si vedeva
che sono intervenuti, ma subito dopo c'è stato il cosiddetto cappello del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Cioè, questo per chiarire un attimo le cose come stanno. Poi, voi sapete qual è la procedura di approvazione? Io voglio chiedere un po' al professore, al dottore. La domanda è questa. Quella proposta che voi fate va a incidere sull'organizzazione della NATO e quindi sulle procedure della NATO o sulle procedure interne della partecipazione alla NATO? Attenzione, che tutte le decisioni che vengono prese alla NATO sono tutte decisioni prese all'unanimità. Se una nazione, specialmente dopo il 1999, se una nazione non è d'accordo, alza la mano e dice I don't agree. Mi dispiace, ma io non partecipo, come ha fatto la Germania con la Libia, come hanno fatto tante altre nazioni. Ovvero partecipa. Ma ci avrà degli interessi, che non sono io cittadino, siete voi, è il politico, è chi governa, chi esprime il governo, che deve decidere queste cose. Attenzione, io adesso concludo, riguardo alle bombe atomiche nucleari che stanno in Italia, la domanda è, sapete chi li impiega queste bombe? Li impiegano i mezzi militari italiani o mezzi militari stranieri? Attenzione, perché noi siamo soltanto un deposito, punto, previsto dal trattato, previsto. Poi non confondete il trattato del Nord Atlantico con i trattati bilaterali tra le nazioni, sono due cose diverse. Tutto qua, volevo soltanto precisare. Se poi mi date la copia, io la posso rivedere e posso concorrere ad eventuali aggiustamenti, per carità di Dio. C'è tanto da cambiare alla NATO. Attenzione, l'unica cosa che bisogna avere, ve lo dico, è la dignità della nazione e la sovranità dentro la NATO. Talvolta mandiamo degli scafesti alla NATO. Grazie per la domanda. In realtà devo dire che la NATO è entrata in guerra direttamente solo una volta, in Jugoslavia, sì, senza la risoluzione ONU, quindi uno su uno, cioè l'unica volta che è entrata direttamente in una questione di guerra, bombardando, era senza risoluzione ONU. Le altre volte, perché c'è un meccanismo, diciamo, furbetto americano, furbone anzi, in cui è sopraggiunta la scelta della posizione unilaterale rispetto alla posizione multilaterale. Cioè hanno fatto il consiglio del patto atlantico, cioè, ma non si porta lì la decisione, anche quando è stata chiamata immediatamente dai paesi europei, altri paesi NATO, è stato invocato l'articolo 5 dopo le torri gemelle, gli americani hanno detto no, assolutamente no. Perché? Perché sono rimasti liberi di decidere autonomamente di produrre la guerra. La guerra in Afghanistan è stata iniziata in violazione di qualunque principio di diritto internazionale, non neanche uno è l'esempio. Diciamo, io chiedo alla Francia l'estradizione di Claudio Gian Giacomo, che è rifugiato in Francia. La Francia dice di no, io ti bombardo. Cioè, la situazione afghana, semplificando al massimo, è stata questa. Voi ci avete Bin Laden, ce lo dovete dare. Non possiamo. Si riuniscono i saggi e dicono no, non possiamo darvelo. Alla fine dicono anche di sì. Dice però ci dovete garantire un processo equo in un paese terzo rispetto agli Stati Uniti. E loro lo bombardano. Cioè questo è quello che è avvenuto. Dopodiché, dopo fatto il disastro dei bombardamenti, interviene la risoluzione, interviene la NATO a mantenere la situazione, quindi di nuovo conflitto per anni, quindi con la partecipazione di tutti i paesi europei in un conflitto vero. Le missioni umanitarie sono conflitti veri, è proprio questo simolo assurdo fra guerra e umanitario che non ha. E lì vanno a combattere. Successivamente, dopo che il casus belli e quindi tutta la vicenda dello Ius ad bellum è stata risolta dall'intervento americano, intanto sono intervenuti, dopodiché, ma questo non ci deve in qualche modo deresponsabilizzare. Io ho sentito tantissimi interventi in cui tutti quanti si riparlava la sovranità nazionale, la sudditanza agli Stati Uniti. Noi non siamo solamente sudditi, siamo responsabili pienamente di quello che accade. Non è che possiamo dirci che usciamo dalla NATO e abbiamo risolto i danni, no. Cioè la responsabilità delle scelte politiche italiane sono italiane. Siamo parti, complici, non sudditi, siamo complici precisi di queste situazioni. E le risorse che abbiamo
rubato e estrapolato in tutti gli altri paesi. Non è che l'hanno fatto gli americani e noi stavamo lì, dice guarda, noi non saremmo d'accordo. Abbiamo partecipato perfettamente. Cioè, e siamo consapevoli e partecipi di tutte queste scelte terribili che hanno portato alla guerra. La legge che proponevamo, è chiaro che, anche fra le varie domande, non è che siamo degli ingenui che nel 2006-2007 si mettono a progettare una legge, a muoversi, a fare riunioni in tutta Italia, con l'idea che quella legge sarebbe arrivata in Parlamento ed erano tutti lì pronti ad accoglierla. Era riportare la discussione su un tema che non veniva mai trattato neanche in Parlamento, cioè non solo nelle piazze non più, ma neanche in Parlamento. Cioè che il nuovo concetto strategico del 99 abbia previsto un passaggio radicale totalmente difforme dell'accordo NATO, cioè dall'essere un accordo meramente difensivo, dove non c'era neanche mai citato il termine. Se voi prendete il testo del 49, si parlava soltanto per difendere da attacchi esterni. Il primo testo del 49, se qualcuno avesse lo leggeva, non c'era neanche citata mai l'intervento politico, la risposta alle crisi interne ed esterne, agli attacchi alla sicurezza, non erano citati. Nel 91, nel vertice di Roma, si inizia a rappresentare tutto questo. Nel 99 diventa un nuovo concetto strategico che noi diciamo è un vero e nuovo trattato internazionale, ed è per questo che riteniamo che sia illegittimo il fatto che l'Italia ci abbia aderito con la forma semplificata e non nelle forme previste dagli articoli 72 e 80 della Costituzione. E la legge che noi si proponeva era una legge interna, ovviamente una legge nazionale, non una legge della NATO, cioè una legge interna che dice: bene signori, l'Italia, visto che ha una sua responsabilità, da domani decide di non fare più accordi con paesi che prevedono attacchi all'estero, che prevedono di poter fare guerra a un paese che non ti ha attaccato, che non fanno accordi con chi usa armi di distruzione di massa, ma non solo con chi li usa, con chi non è d'accordo ad abolirli. Guardate che nel 96 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deliberato che, su proposta dell'associazione di cui faccio parte, la Jalana Internazionale, che è una rete di giuristi contro il nucleare, ha detto le armi nucleari, la minaccia e l'uso delle armi nucleari è un illecito internazionale e tutte le nazioni hanno l'obbligo di andare alla distruzione dell'arsenale nucleare. Noi sono passati, questo era nel 96, sono passati 20 anni, non è stato fatto nulla, anzi negli accordi successivi, nel famoso protocollo politico globale di Riga e nei vertici di Lisbona e via di seguito successivamente, si ribadisce sempre la necessità di potenziare l'arsenale nucleare, che necessita l'arsenale nucleare. Stanno adesso lavorando sulle nuove bombe, che saranno precise, di profondità, e saranno montate sugli F-35. Due anni fa, insieme ad Angelo Baracca e Joachim Lau, scrivemmo un articolo sul Manifesto dove ritenevamo proprio che le F-35 servissero a questo, quando ancora non se ne parlava, ma a noi ci è venuto questo sospetto. Oggi ce lo dicono chiaramente, oggi lo sappiamo con precisione. La legge servirebbe a abolire e a impedire tutto questo, ma soprattutto a far nascere una discussione su cui muoversi e poi chiamare alla responsabilità i parlamentari che, in contrasto con la nostra Costituzione, decidono di fare guerra all'estero. Grazie, abbiamo l'ultima domanda. Lorena Roscetti. Allora, la mia domanda alla signora Corrigan, che è una donna che ha combattuto per la pace, in quanto cittadina di questo Stato che non si sente attualmente protetta da questo Stato, mi sento una combattente. Lei ha fondato un'associazione che ha combattuto per la libertà del suo paese. Nella sua esperienza in Siria, che cosa ha provato? Quali sensazioni parlando con le donne di quel paese? Grazie. Well, when we started our peace movement in 1976, Northern Ireland was on the brink of civil war. No one knew what to do. And three of
my younger sister's children were all killed and she dangerously ill in a fight between, clash between the British Army and the Irish Republican Army. And for a lot of people in Northern Ireland, that was just the end of they were at the end of their tether. They could take no more violence. So when we came out, we appealed to people, come out, get on the streets, do something, stop the violence. There's always an alternative to violence. We can solve our problems by talking to each other. Now that appeal was welcomed by a lot of people. 90% of our movement were ordinary women in 1976 who'd never really done a political act in their life but knew that we had got to stop killing each other and start dialogue and start talking. And it worked. Took some time, but yes, it worked. People mobilizing, people speaking out, and making the space for the politicians and the paramilitaries to come together. Because the civil community, particularly women, can raise a voice and make a space so that those who are using the violence have a space to come together. The role of the civil community in building peace is extremely important. We've seen that in Tunisia, the peace, the civil community. So we, as a civil community, need to raise our voices on issues like war, militarism, and make it possible for the politician, indeed demand our politicians and political leaders, stop this madness of war and militarism. And that's a huge challenge, but it's happening everywhere. So I would like to say that thanks for this conference, thanks to the anti-war movement here in Italy and around the world, because we can move away from militarism and war and solve our problem in a civilized way by just talking to each other. So thank you for being here. You know, I just might add something nice. I love Italy. I was married in Rome. I went to Assisi on my honeymoon. I love Italy, and I think the Italian people have such a heart. And you could play an important role now in Europe, which is in such a danger point, by saying we can solve our problem and become a center for peace, and we can dismantle NATO and move as a center for peace for the Middle East, and give that lead, and above all, what can come here from this conference today? A pledge, and we have some Syrian people in the audience, a pledge to the people of Syria and to the people of Libya. We will not be part of bombing your country. We are your friends. Con questo intervento finisce questo convegno. Ringrazio gli ospiti gentilissimi, anche che sono un convegno lungo, però è una tematica che ha bisogno di tanto tempo per essere discussa. Ringrazio gli interpreti Silvia, Costanzo e Massimo per il lavoro che hanno fatto. Spero che sia stato di vostro gradimento e vi chiedo una cosa che vi avevo già detto all'inizio, di continuare con noi questo laboratorio sulla tematica NATO. Noi produrremo degli atti legislativi che metteremo in rete per la discussione pubblica. Partecipate attivamente, perché il frutto del vostro lavoro sarà quello che presenteremo alla Camera dei Deputati, come abbiamo sempre fatto. Ringrazio tutti voi, ringrazio i nostri collaboratori che hanno organizzato questo evento insieme a noi, hanno fatto la parte quella più faticosa. E lasciamo questa sala come l'abbiamo trovata, e quindi cerchiamo di non lasciare così in giro, e grazie a tutti per essere qui, grazie.